vuol dire porco Livio? Ma che cazzo ne sacci che? Ma porco Livio! Ovvio. Porco Livio. Porco Livio. Ecco, un urlo ombra il porco Livio, anche se non si vede perché non si dice. Fangulo Livio. Somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Porco Livio! Fangulo Livio.
Bella. Buondì, buondì, buondì. Allora, farò una cosa solo per oggi, perché effettivamente questo sub goal c'è dalla maratona. Grazie Bartolo. Grazie Grid. Bella Bartolo, bella Grid. Metto 100, 1100 sub. Bentornati. Allora, ciao. Ci sono dei regali. Sì, sono arrivate. Ah, bellissimo. 1993 poi, tra l'altro, si è primezzato. Questa la devo raccontare. Babbo di Minchia. Vai. Stiamo a 27 mesi. Bella. Facciamoli spurgare un attimo. Facciamoli spurgare. Hanno prima di spurgare. Vuoi andare, Livio? Perché aspetta, faccio sta cosa. Vabbè. Dai, spurgatevi adesso, allora, dai, che devo fare questa cosa. Vi dico cosa è arrivato. No, è importante. Ma no, non è importante. No, non è vero, no, lo vuoi dire, lo vuoi dire. Scritto come un verbo. Va bene. Allora. Grazie. Rabbids, ragazzi. Party of Legends. From Falsch. Un nuovo gioco con dentro 50 giochi. Ma quanti sono? Take part in Epic Quest. Grazie Francia. Ciao Difra, bravo ragazzo. Ciao V. Grazie V. Oh, sì, B0. Sì, 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 sì. Si B0 VO. Non lo V. Grazie V. Babbo di minchia. Babbo di minchia. 12 mesi, bella, un anno. Bella Francia. Bella Gasti. Bella Gasti. Mazza, scadevano tutti oggi, esatto. Casti si è primezzato. Carichissimi oggi, bravi. Ma inizio bravi. A fare il bet già da adesso. Bravi, sì, sì, boh, sì. Non ma so. Metti pure da 5 minuti. Ma scusa, ma sì, sì, va bene, fai come. Metti pure da 5 minuti e bet. No, perché tanto abbiamo un paio di link. Vabbè, però intanto loro possono bettare mentre. No, sì, stavo pensando che se poteva fare a blocchi. No. Però perché no, non lo so, non mi piace mai la bettata unica per la live. Carl, sottolineatura, tre sussi è primezzato. E bella Carl. Grazie Carl. Ciao Carl. Bravo Dai Carl. Dai Train, bravi, bravi. Ciao Carl. Molto bravo, molto bravo. Oh, questo qua è il gioco di Maggi. Oh, questo non vedo l'ora di giocarci. Mario e Sonic ai giochi olimpici, signori. I giochi olimpici. Quanto alzi ai giochi olimpici, immagino? Ma dipende dallo sport, però a qualcuno... No, no, c'è la rivincita tra me e Maggi. No, 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 sì, sì, la rivincita della maratona. Vedi, invece di impelagarti in Pokémon, tipo questo sarebbe semplicissimo, no? Allora, no, in realtà è divertente. Vabbè, fare no, quello che potrebbe farlo. Allora, capito? Quello di Pokémon, io sto facendo tutta una cosa particolare. Mamma, io ho una paura, guarda. Ho scoperto una cosa. Ciao zia. Ciao zia, una cosa importante ho scoperto, anche perché è un modo per ripassare. Non capisci un cazzo. Fai le cose a cazzo di cane. As usual. Cioè, perché non so capace, ma ammettendomi, perché sto facendo il raffronto con quello che hai fatto te. Hai capito che ha fatto tutte cazzate. Tu sei sicuro? Con i miei collaboratori abbiamo visto che, tu sei sicuro? Sì, abbiamo dedotto che Livio non capisce un cazzo. Hai parlato comunque con degli esperti di Pokémon Stadium. Sì,
Sì. Considera che io ogni volta che faccio le... Di Pokémon Stadium, ogni cioè c'è gente, ogni... tu hai conosciuto gente che gioca a Pokémon Stadium. Ogni volta che io faccio, cerco di bilanciare queste schede, ho davanti 4 tier list e 3 link che parlano di Pokémon Stadium, dalla tier fatta dagli americani. Quindi per un tuo di 7 tier. Io ho messo quello della community italiana di Pokémon Stadium. Dagli americani, devi andare dagli americani, devi andare. Devi andare dagli questo americani. È, c'è sempre questo ma immagini sempre questo bias di che gli americani di, lo di fanno rispetto, meglio. No, di chi è più lontano. Sì, 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 sì. Cioè io sono convinto perché non li conosci. Io sono convinto che se gli dico la lista degli eserciti di Warhammer per potenza, cioè è bello che ci sia e lui solito. Trova e lui trova un video di un americano che l'ha fatta diversa, mi dice "Guarda, fa detto una cazzata perché no, c'è no, no, però attenzione, cioè perché no, a parte una che si discosta tanto tra le altre. Sia i video del dove c'è una tier list, sia i video, i link nei top mettono tutti gli stessi. Magari uno un po' più sopra, uno un po' più in basso, ma su 13 sono quelli. Ma poi lo sai cos'è Maggi? Ciao, tu quanto ci hai messo? Quanto ci stai mettendo a fare questa cosa? Una settimana. Bravo. Io ci ho messo un giorno e mezzo. Vabbè, non mai fatti male. Con le grafiche. A Pokémon quindi non mettermi a dire a Pokémon Stadium cazzo. Adesso si potrà giocare anche al gioco di Lickitung. Eh sì. Signori. E pure a quello degli Ekans. E pure a quello degli Ekans. Aspetta, però io sto guardando Pokémon Stadium 1, Cioè io l'arte insomma manco chi so. L'arte di fai. Poi magari al 2 lo facciamo un'altra volta. Ringraziamo Volsh per tutti questi doni preziosi. Grande Volsh. Dai Linchini che dobbiamo cominciare. Ah dai oggi. Mamma oggi, mia Caio prende sempre il cazzo alla fine di ogni live. Deve dire la stronzata. Allora quando ho vinto io contro Maggi ha scritto impossibile. Quando ha coso Pokémon, è possibile, vince meglio. Una sentenza, veramente, una sentenza. Se questo funziona, posso cambiare i prezzi. No, io detto? Penso che non funzioni, ce l'hanno dato nuovo, però è rotto. Non lo so, vabbè, poi provalo però. Ho preso sapere. Un economico, cioè, nel senso... Che non vi faccio spendere tanto, cioè... Se vi posso far risparmiare... Allora... No, devi andare su, devi andare dall'inizio. Ah, ok, eri già. Guarda, perché non l'hanno visto? Guarda, allora lui mi fa. Devi andare. Ecco. Orca vacca. Hai levato troppa roba ieri. Orca vacca. Questi allora, ci sono un po' di link per Anna Manna. Mi fa. Ah, ma io c'ho anch'io messo un link. Sì, per regà, Anna però Manna. Non è che possiamo star qua. Non fa no, male. Ma il mio è bello. Lui fa, ragazzi, no, mi fa. Sali su perché dall'inizio lo devi vedere. La divisa femminile non fa Anna, ridere come quando è uscito Anna, dal Anna la divisa femminile delle donne è troppo succinta, è una mancanza di rispetto, non dovevano presentare quello, è indecente questa cosa sessista fatta dagli uomini per le donne, è veramente qualcosa, una mancanza di rispetto obbrobriosa. Anna Manna, io sono d'accordo con te Anna Manna. La polemica è scoppiata per il lancio delle divise per le donne, ok? Infatti vediamo sta attenzione, divisa. Vabbè, allora aspetta che è diversa mega, ormai ha lupato frasi. No, come fai a giudicare? Sì, ma attenzione perché la polemica non è quello che sembra. La polemica è sul fatto che hanno deciso di mettere questa immagine che poi vedrete come presentazione. Non è che tutte le donne hanno questo kit, ma loro hanno deciso che questo kit dal punto di vista del marketing rappresenta le donne. Questa è la della polemica, Vabbè. Vai. Vediamo non ci siamo proprio, cioè queste donne col body rosa, ma è veramente una cosa di un sessismo, cioè ma come vi permette? Questa è rossa e blu però. E vabbè, ma quella uomo. Delle note, quella delle donne. Ah, questo è uomo. Quella è uomo. Quella all'altra è rosa, le donne rosa col body sotto, ma come vi permettete? Cioè, giù. Allora, a parte è pure il abbastanza fatto, brutto. No, ma a parte il fatto che... A parte il fatto che... Che in realtà è per una dinamica, diciamo, fisica, cioè è meglio avere quello da donna che quello da uomo. Ma dipende che devi fare. Ma allora, in generale, ti tira la a fare sport, meno roba c'è addosso e meglio è. Cioè, sì, che è succinto il problema. Se tu potessi, ma se tu potessi avere, cioè, al tempo facevano nudi. E quindi in realtà il fatto è che aggiungono più parti, diciamo, all'uomo per una dinamica di protuberanze, però, cioè,
corri meglio con quello da donna e con quello da uomo, secondo me. Ma io non ho capito se quello da donna è, credo sia solo atletica comunque questa comunque roba. Comunque posso dire una cosa, no, va bene, sì, che secondo me corre, tra le due la problematica è sempre quella dell'uomo. Perché queste divise qua hanno un piccolo problema, secondo me, che non succede, ma se succede può diventare imbarazzante. Oh, ma se c'è un durello con sto coso si vede subito. No. Minchia! Vabbè, questo coso è attillatissimo. Guarda che, no, guarda che è un problema anche al mare, tipo, no, può succedere. Allora, vabbè, a parte il fatto che mentre stai a fare una cosa di genere ti viene il durello. È vero, e ho detto non succede, però no, c'è l'ansia, poi, capito? No, ma poi è molto elastico, quindi in realtà non... ma si vede, appunto, vabbè, si vede la forma del pene. Vabbè, ma se c'è la coda dei Saiyan a riposo si vede uguale, eh. Appunto, cioè, quella, cioè io li bandirei quello da uomo, cioè quello da uomo deve essere tipo largo sotto, tipo calciatore. No, no, come fai a correre? Ho capito, ce l'hanno, ce l'hanno tutti, quindi non si fa un torto a nessuno. No, no, è per scomodo, dipende che devi fare. Per esempio devi fare il salto, vabbè, lungo, il salto culo sulla sabbia è scomodissimo. Lo so, ho capito, dentro. Però dai, quanto è imbarazzante questa cosa. Mi francazzo a quelli, sinceramente. Anzi, sei sicuro? Hanno dei preservativi, quelli scoperanno come ricci. Ho capito, ma dai. No, non devi andare là, è inutile, devi, basta, vai ma giù. Non gira. Allora, cioè, qual è il problema? Che la divisa olimpica femminile che indosseranno le atlete per le Olimpiadi fa discutere, perché il design è stato sessista, è un design sessista pensato da maschi che hanno terminato la stoffa per la, con la propria, per la propria. Cioè pure a scherma ci stanno le conchiglie, ma non si mette nessuno perché cioè è scomodo. Ragazzi, e ma vi dico che a scherma se ti arriva una spada da lì, ma poi in vedi generale veramente le stelle, cioè una cosa, io una volta Anna mi è successo, è sessista, Anna. Più, cioè mi sono ritrovato per terra, non ci ho capito un cazzo, cioè un dolore mai provato. Comunque raga, non è solo se tiene il durello, cioè io mi vergognerei a prescindere di girare col coso che si vede il bozzo. Vabbè, se tu... brutto... cioè, mi dà fastidio, vabbè, dai. Ti può pure mettere, se vuoi, una mutanda. No, c'è, ti può pure mettere uno slippino da denuoto sotto, se proprio c'hai sta paura. Però fa spessore. Lo slip, no, da baldato. Ma non è che se te viene il durello lì c'è star coso che va dritto. Cioè, non lo rimane, so. Io vedo sempre il pozzetto e vedo fastidio. Ho capito. L'entità fisica rimane, esiste. Però, cioè, rimane aderente al corpo. Vabbè. Appunto, non mi piace il fatto che ci sia il bozzo. Vabbè. Allora, però allora, appunto è sessista. Allora, no, fammi vedere, è sessista. Vabbè, basta, è sessista, dai. Dell'atletica, cioè, che allora, a questo no, punto... che non è che per rappresentare la donna hanno messo sta cosa, non va bene. E va bene. Anna, allora, a questo punto vi faccio, Anna, vedere, con te, vi faccio Anna. Venire un brividino dietro la schiena, ok? Siete pronti? Ok. Qua a un certo punto vi verrà un brividino. E no, poi no, succederà una cosa, ok? Siete pronti? Prego. Vogliamo chiedere a questi due fanciulli qual è il segreto, questi giovanotti, il segreto per un matrimonio felice. Ecco, che l'ultima parola spetta sempre al marito, senza discutere. E l'ultima parola è sì signora. Allora va bene. Carino. Ti è venuto il brividino dietro. Questo mandato l'hanno mandato. No, sai perché? Sai perché? Cioè, il fatto è che lei era troppo tranquilla. Era troppo tranquilla, cioè non c'era ancora nessun tentativo d'omicidio. Quindi ho detto, boh, vabbè, deve succedere qualcosa. Sì. La signora dice: andiamo dal parrucchiere? Sì, signora. Andiamo a fare shopping? Sì, signora. Andiamo a fare la spesa? Sì, signora. Vacanza? Sì, signora. Sempre? Sì, signora. E quanti anni di matrimonio ha portato? 72. 72, quindi è un metodo che vince. Ho rinunciato alla mia anima, però c'ho una donna vicino. È perfetto. Non si cambia. Ecco, non si cambia. Ottimo, vogliamo chiedere. Bellissimo, bellissimo. Quando l'ho visto, ho detto all'inizio: ho fatto e poi ho fatto. Molto bello, molto bello. Bello. Va bene. Poi, questo è per Anna Manna. Per Anna Manna. Posso dire che Anna Manna ti sta sostituendo? Sì. Ti sta sostituendo? Sì, sì. No, prima era tutto male, per Livio. Ormai è tutto dopo, per Anna Manna. Quello dopo è per Livio. Questo è per Anna, quello dopo è per Livio. Ok.
nelle scuole e biblioteche americane bannati libri sul razzismo e diritti LGBT. Anna Manna, ma questa è una cosa gravissima. Anna Texas, Manna. Ma il mondo ce l'ha con te, Anna Manna. Stati Uniti 2024. Hanno scritto proprio questa, anche è la legge Anna Manna. Florida, Missouri, South Carolina e Utah. Là dove il mondo conservatore trumpiano ha avuto più successo, ci sono. A parte che Texas in realtà. No, sì, Texas è un feudo. No, no, non così. No, no. In realtà Texas è, cioè, ma sta più a destra che a sinistra, ma non è così scontato. No, vediamo le elezioni. No, penso anch'io che vincerà la destra in Texas, però non la danno come lo Utah. Come capito, tu prendi Utah le classifiche Pokémon da questi tizi. Vabbè, solo su bravi sui videogiochi. Per capirsi, dai, su. Ma non si spara in Pokémon Stadium. Ah, quello è il problema. Va bene, quella meno a destra dei due, madre santa. Vabbè. Hanno bandito i più giovani dalla cultura che osa parlare di omosessuali, transgender e del passato. Anna Manna bannata, Anna Manna bannata. E gli danno una pistola all'entrata, così come souvenir. Controlliamo l'educazione dei bambini, proteggiamo i giovani. Se giri ti fanno vedere che cosa hanno distrutto, hanno tolto. Distrutto, sì, distrutto quasi. Hanno i testi antirazzismo nel 2021. Il repubblicano Matt Krause ha inviato alle scuole pubbliche dello Stato una lista di 850 libri da bandire. Scorso luglio la Camera texana ha votato una legge che obbliga librai a valutare il grado di licenziosità di un'opera prima di venderla alle scuole, giusto? Bravi texani. Il Texas è lo Stato che mette al bando più libri, sono d'accordo. In Texas un'insegnante è stata licenziata per aver letto in classe. No, Filippo, no, no, no. Cioè, ti rendi conto che Anna Frank parla di attrazione verso una compagna in Texas? Ma come ti permetti, Anna Frank? Mamma mia, no, Filippo, no, 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 no. Anna Manna, che succede, Anna Manna? Anna Manna, andiamo facciamo un viaggio in Texas, Anna Manna. Io e te, Anna Manna, va, sì, 4.000 sì, sabbia, Anna Manna in Texas. Lo sapete qual è la cosa? È che in realtà gli piace dirlo. E questo mi porta a dire che l'idea del mio nome palindromo è figa, capito? Perché a lui gli piace dirlo. Poi gira che altro c'è. Dunque, c'è un altro. Vabbè, no, lì a destra. Giù, esatto. La stessa sorta a Suzette Baker. Per un decennio dipendente della biblioteca di Texas a Kingsland, è stata licenziata perché si è rifiutata di rimuovere gli scaffali libri su razzismo a tema LGBT. Oggi lavora alla cassa di un ferramenta. Comunque io sono dell'idea che cioè, o meglio, a me dispiace un po' per la gente credente che non usa questa cosa per dinamiche molto poco adeguate al 2024. Perché poi vengono associati a tutto il resto. Però purtroppo nel mondo veramente poi dici perché la gente manifesta dissenso verso le religioni, perché in realtà vengono utilizzate per privare della libertà, dell'identità tante realtà. E onestamente proprio forse non nello Utah, nello Utah d'accordo, nello Utah mi sa che sono pure peggio nello Utah, ragazzi, ma sono mormoni nello sono Utah. Assolutamente d'accordo, secondo me la legge, finché, cioè, il problema è questo, è che nella Bibbia in realtà c'è il libero arbitrio, cioè Dio ti ha dato la possibilità di scegliere, ok? Quindi anche se pensi che una cosa sia sbagliata, se non nuoce a un altro, secondo me devi dare sempre l'opportunità di potergli far scegliere quello che vuole. E questo va contro, secondo me, proprio il concetto principale della Bibbia. Sì, purtroppo da sempre la religione viene utilizzata per, si è andato tutto bene. Per indottrinare, per anche un po' soggiogare le masse, questa cosa secondo me non fa bene a chi ci crede davvero, però perché vedo proprio un collegamento sempre, cioè, ma perché poi tutte le religioni ma anche il fatto del Vaticano, della Chiesa, cioè molti odiano
la religione, la bestia, eccetera, per le porcate che ha fatto, cioè, la Chiesa in passato. No, ma infatti, quello è il problema, che poi appunto c'è un, diciamo, nasce nella popolazione che non segue quel tipo di dogma, è una repulsione, un rifiuto della stessa, quando si potrebbe essere molto più scialli. Esatto, vabbè. Poi, dai, next. Ah, questo è per Livio. Quindi ho pensato pure a te. La geniale trovata di marketing di Gilde Pizza d'Atlanta. Glide Pizza, okay, ad Atlanta. Pizza gratis, se riesce a inquadrare QR code. Questo, questo l'hanno nominato. Vabbè, no, però ci hanno provato. Vabbè, ho capito, ma che lavoro ingrato comunque. Beh, cioè, ma leva la musica, dico. leva la musica. Ma poi come vede sto tizio? Che lavoro ingrato. Scanni Fugend. Beh, però io Livio, ma da dove vede? Ce lo vedo Livio a fa sta cosa io comunque. E anche lui, guarda, se c'ha il durello è un problema. No, quello ha fatto la foto. Eh no, però lui faceva così con la mano. Non te lo inquadra bene. Oh, non seguono comunque. Il problema, certo, di Livio è che si stanca dopo 3 secondi, però è figo. Però l'idea è carina. Secondo me c'è il rischio di degenero facile. Però figo. E poi, cioè, ovviamente ti devono pagare la giornata con un'ora di lavoro. No, cioè. Sì. Anche perché non è che lo puoi fare per un giorno intero sta roba, cioè. Allora, sapete che io amo molto i rapper americani? No, in generale. No, è vero, non li dico. Shakerando non ti piace i rapper. Poi non so se un rapper, mi sa che sì, non mi ricordo. Vabbè, un tizio. Chi è? Prima dice ai carabinieri: il vostro stipendio me lo fumo. Poi si mette a piangere. L'arresto di Simba LaRue. Questo è italiano, mi sa. No, questo è trap. Trap, vabbè. Vabbè, insomma. Secondo alcune descrizioni, il trapper avrebbe dileggiato i carabinieri che si sono recati a casa sua. Quando ha capito che erano lì per arrestarlo, sarebbe però scoppiato a piangere. Bellissimo. Ma io, questo è un problema di distorsione della realtà. Cioè tu ti vivi in una bolla in cui vieni a un certo punto anche magari venerato e cominci a convincerti di essere al di sopra di tutto, e poi il momento in cui vieni riportato alla realtà è molto traumatico. Sì. E perché io mi fumo terra, tutto, ragazzi. Mi scopo la tua ragazza. Ti prego, non portarmi in galera. Mamma mia. Vanno pure di moda. Ma perché quello è il momento in cui si rompe. Cioè, c'è un momento in cui, secondo me, proprio senti gli specchi che si spezzano tutti quanti, capito? È interessante. Bellissimo. Va bene. Vai, su. Quante ne sai? Quante ne sai? Fai scrivere lì. Però vuole far lui. Chi è che mi scrive? Allora, anche oggi ne ho prese alcune più facili, altre più difficili, quindi in alcune sarà semplice riuscire a indovinarle tutte, in altre un po' meno. Ma sì, no. Cosa? Non crediate in Livio nella vita. Non crediate in Livio? Beh, ovvio, no? Leva pure il timer della maratona. Dov'è il timer? Sta a meno 87, meno 9, non so che calcoli ha fatto. Ma è spento? No, cioè, forse c'è un altro. Sta più in alto. Quanti timer della maratona hai messo? Sta in alto. Credo. È bello, no. Vedi qui. Dove è? No, sotto. Timer maratona. Ok. Eccolo. Okay. Ok, allora. Azzeriamo tutto. Come al solito si comincerà con le top 5 canoniche e poi si passerà alle reverse. Ricordiamo, per chi non c'era la maratona, verranno scelti vari argomenti in cui il mondo ha votato e da lì si è creata una classifica. Loro dovranno cercare di azzeccare
dalla prima alla quinta posizione prenderanno punti in base alla posizione in classifica della, del, della cosa che azzeccano. 50 punti per il primo posto fino a 10 per il quinto. Quando poi sarà reverse, il contrario, cioè 10 punti per il primo posto, 50 per il quinto. Quindi nel secondo caso bisognerà essere bravi a capire la roba borderline e non la migliore. Beh, ho fatto tutto. Va bene. Allora, cominciamo. Cominciamo. Livio. Il primo ve lo faccio sempre. Il primo posto, Livio? Sì, qualsiasi cosa. Ok, Livio. Ci sta. Il più figo, Livio. Allora, va bene, dai. Top 5 personaggi. Ti aspetta, chi inizia? Vai. Hai sentito personaggi? No, vabbè, perché tu sei il campione in carica, di essere avvantaggiato. Top 5 personaggi più simpatici delle serie TV animate. Animate? Sì. Anime? No. O se in generale? In generale, però vi do un consiglio. Pensate alle serie TV animate che vanno in TV. Homer Simpson. Homer Simpson è al quarto posto. Madonna, Livio, di questa cosa che hai messo al quinto posto con scritto 4 e al quarto posto scritto 5. Ma davvero? Sì. E cambiano. E... 20 punti per Livio. Peter Griffin! Non c'è. Cazzo. Rick Sanchez, terzo posto. Sono un drago a questo gioco. Cazzo, no, non c'è Family Guys. Sono in mente due. Uno è concettuale. No, non fa ride. Bender che ti stender. No, non c'è. Molto triste. Molto triste. Che, però che è vero, Francesco è fan di Futurama. Vabbè, me ne ha fatta lui. Philip J. Fry. Philip J. Fry non c'è. Okay. Non fa ride. No, è vero, però dato che queste classifiche sono strane. C'è Rick, dico Morty. No, non c'è Morty. Allora, Livio 50 punti. Mazza. Più simpatico. Sì. Goku. Goku no, non c'è. Beh, è simpaticissimo. Vabbè, però uno ci prova. Proprio simpaticone Goku. Uno ci prova, zio. Il migliore amico è Goku. Allora, due appartengono alla stessa opera di quelli rimasti. Allora, Rick Sanchez, Homer. Vabbè, non so come si chiama. Chi? È il protagonista di American Dad, il padre. Ah, no. Ok. No. Spagliato. Bart Simpson. L'ho detto prima. Non c'è. No, non l'ho detto Bart, è vero. Simpson, no. L'hai pensato? Al massimo non l'hai pensato. No, non ho ragione, Rick. Ma... Il padre di Morty? Il padre di Morty, no. E Stewie Griffin. Stewie al primo posto. Stewie è un gran colpo, eh. Stewie al primo posto. Adesso sono toste, perché sono i due rimasti, sono entrambi di un'opera che non avete ancora nominato. BoJack Horseman? No. Ma che simpatici. Vabbè, Hume, Black Hume. Vabbè, sì. Però scegliere un altro di BoJack Horseman. Ma aspetta, ma l'abbiamo vista questa serie? Che ne so io che vi guardate? Cioè no, il fatto che tu dica chi ne è sai. È famosa. È mai stata trasmessa in Italia? Sì. State. Lo so. È stata trasmessa in Italia. E non è stata ancora detta. Cioè tipo Stewie al primo posto c'ha un black humor in stile inglese. Non ci avrei mai messo. Vabbè. Vai Stewie, dai, è figo Stewie. Mr. Bean. No. È no, vero che sono due della stessa. Cazzo. Vabbè, però è la serie animata. C'è la serie animata. Sì. Ma può essere. Non c'è. Però ho sbagliato serie perché avessi, devo pensare una serie non animata. È della stessa. Non sai che serie è. Pensa una serie di cui ancora non avete parlato. Che è stata prodotta anche in Italia. Ah, cazzo! Molto famosa. Cazzo, ce l'ho! Dello humor. Ce l'ho, però io non so un cazzo, mi prenderò gli insulti.
mi prenderò gli insulti. Via. Dico non ho capito la serie. Hai capito? No. Ah, non l'hai capito? La serie, no. Vabbè, ma può essere che pure io non l'ho capito. Vabbè, eh. Olivia magari lo dice, vediamo se aspetta, eh. Ah, sì, forse ci sono. Non so i nomi. Kenny di South Park. No. Vabbè, il protagonista di South Park. Non so come si chiama. Non so come si chiama. Non sapete i nomi. Basta allora. Rip. Al secondo posto c'è Kenny. Eric Cartman. No, e al quinto posto Randy Marsh. Ma sono quelli di South Park. Sono quelli di South Park. Non l'ho mai sono visto. Quelli di South Park. Okay. Cioè, io ho detto Kenny perché è l'unico di cui so il nome. Eh sì, perché hanno ucciso Kenny. Calcola, è quello che avrei detto anch'io. Se... va bene, quindi 100-0. Maggi. Che avete sculato. Bisogna recuperare. Il micro è sculato, non è sempre culo, eh. Vero? Io, cioè, che ci fosse. Pensavo che Peter Griffin fosse molto più. Cioè, non c'è Peter Griffin. Però effettivamente Stewie, quello più iconico, forse. Ah, quello più divertente. Di Peter Griffin. No, sono d'accordo, sì. Che sono tutti e due molto divertenti. Animali più intelligenti. Animali più intelligenti, questa secondo la gente, attenzione. Vai. Delfino secondo posto, 40 punti per Maggi. La scimmia. La scimmia non vale come risposta. Cioè, è troppo generica. Lo scimpanzé terzo. Allora, delfino. Vabbè, il cane. Il cane, sbagliato. Il gorilla, no, sbagliato. Ah, perché tu dici ci sono più scimmie. Ma ha detto devi specificare quale, quindi immagino di sì. E ti ho dato un aiuto enorme. Orango tango, primo posto. Cazzo, lo volevo dire prima l'orango. Primo posto, nor gorilla. 50 punti per Maggi. Confido, vabbè. No, io non voglio credere che abbiano messo il gatto. Quindi dici il gatto o non dici il gatto? No, dico il gatto. Non c'è il gatto. Meno male. Babbuino, sbagliato. Le api. Sbagliato. Scimmia cappuccino. Sbagliato. Bene, è entrato nel loop. Allora, comincia a dirgli, guarda, non è... Animali più intelligenti. L'orca. Sbagliato. James Potter. Cinque. Quattro. A balena. Sbagliato. E ti dico. Cazzo, ce l'avevo. Me lo sono perso. Era già qua. Me lo sono perso. Il cavallo. No. Sbagliato. Formica. Sbagliato. Leone. Sbagliato. Li conosciamo? Cioè, certo. Certo che li conoscete. Certo che li conoscete. Allora, uno dei due vola. Cacchio, ne ho due allora. Vabbè, li dico tutte e due.
Aquila Reale. No. Il Corvo. Il Corvo, il Corvo, il Corvo è quinto. Il Corvo, guarda che è un sacco intelligente. Il Corvo è quinto e l'ultimo rimasto è uno, un animale che appare nel Libro della Giungla. Beh, ne appaiono tanti. Ho capito, mica te dove te, cioè, se no te dico qual è. No, no, certo, certo. Voglio essere come te. Quello è un orango. Sì, vabbè. Serpente. No. Tigre. No. Ok, allora ne ho una, ma mi sembra strano. Avvoltuio. Ma no. Sarei stronzo, no. T'ha detto che uno che vola. L'hai già azzeccato. Uno vola non vuol dire, ha detto uno vola. Vabbè, non che non vola. Sarei niente. Molto stronzo. L'orso. No, sbagliato. La pantera. Sbagliato. Sapevo che era un personaggio. Che altri animali ci sono? Ma ci sono un sacco di animali nella Libra Giungla. Oddio, che altri animali, che altri animali ci sono? Vabbè, però quelli principali abbiamo detti tutti. L'essere umano. Sbagliato. Elefante. Sono giorni che marciamo. Esatto, era l'elefante. L'elefante, 20 punti per il maestro. Ma sto così, così attaccato? Guarda che queste hanno indovinato. Sei sicuro? Me li hai messi tutti i punti? Sì, tu hai preso 40 punti sto round. Immagina, presi 50, 30, 20, no 100, preso 15 però. Ah no, ho preso primo e secondo, no, 90, 110, giusto. Quindi ho fatto 30 e 10. Vai Lidio, sto a te. Terzo round. Top 5, facciamo, dai, top 5 allenatori di calcio. Pep Guardiola. Giusto. Giusto cosa? Primo Guardiola. Sì. Non l'avrei mai detto. Sir Alex Ferguson. Non c'è. Incompetenti. Scemo. Ancelotti. Ancelotti, giusto, secondo. Ma quindi sono in attività. Ovviamente. Ovviamente l'allenatore più vincente della storia. Ovviamente non c'era Alex Ferguson. Alex, non c'è l'allenatore più vincente ma della ovviamente. Storia. Ovviamente. Quello che ha vinto più trofei al ma mondo. Ma ovviamente. Mourinho. Mourinho quarto. Ma era ovvio. Ma era ovvio non ci fosse Sir Alex Ferguson. Ma era ovvio. Ma certo. Se soltanto allenatore più vincente della storia, che sarà mai? Ma no, ma perché la fanno adesso? È molto aggiornata. La gente che vota. Voteranno pure gli inglesi, no? Sì, vabbè, ma che c'entra? Cioè, se vota gente magari che manca mai visto a Ferguson. Ma guarda che ha smesso di allenare tipo quant'è? 20, meno di 20 anni esatto. Fa. Esatto. No, certo. Vabbè. Cioè, io spero che... Vabbè, io Sacchi lo metto comunque. Non c'è. Allora, Guardiola, Ancelotti, Mourinho. Allora, Livio ha preso 90 punti. Culo. Non è culo. Cioè, il primo che avrei detto è sempre Ancelotti. Il primo che dice è sempre... Ma in una classifica così ti dico Ancelotti, no. Mourinho no. E cose... Dici sempre se l'Alex Ferguson. No, sti cazzi, cioè... Vai lo dici tu. Non una classifica aggiornata adesso con tizi che votano così. Bellingham è il più bello, ti voglio ricordare. Quindi allora, sta a me, no? La classifica adesso. Ah, allora, ce l'ho. Dico Klopp. Cazzo! Klopp. Cazzo! Klopp al terzo posto. Che ignoranza. Poi vi dico come si fa questa classifica. Oh, Dio, Klopp. Andai. Questa classifica la so solo io. Ma questa. Se vuoi puoi andare a votare. Vabbè, no, dovrei cambiarla tutta. Dai la tua. Anche perché qua manca un nome che so che non c'è, che dovrebbe esserci, poi lo dico. L'ultimo, è l'ultimo non banale, eh? L'ultimo non è banale? Non banale. Pochettino. No. Vediamo se è quello che penso io, sono intelligenti. Mircea Lucescu. No. Ignoranti. Ma Mircea, ma scusami, Mircea Ferguson. Quarto. Vediamo se sono intelligenti. Mircea Lucescu. Quarto. Maggi, che quarto posto dici? Mircea Lucescu, è il quarto allenatore. Ma che vuol dire? È il quarto quinto allenatore più vincente della storia, Mircea Lucescu. Vediamo. Se non sono mi hanno confermato che sono bambino. Antonio di Conte.
No. Ma non ci sarà manco un italiano qua dentro. Ma cioè, Ancelotti! Un italiano che sta in Italia, in quel senso. Gli italiani, cioè quelli che allenano in Italia non ci stanno. Fammi pensare. E Conte non allena in Italia. Non allena più Conte. Sono due anni che non allena. Vabbè. Quindi... fammi pensare, c'è Klopp. Simeone. No. Tuchel. Già che ne hai detto Nereo Rocco. E no. Tuchel no, Simeone no, Xavi. No. Spalletti. No, allena in Inghilterra. Oh zio. Arteta? Arteta, bravo Maggi. Arteta. Che bravo, non classifica di merda. Non l'avrei mai detto Arteta. Allora, classifica si fa, sarà Alex Ferguson al primo posto. Mircea Lucescu mi pare sia quarto. Ancelotti è secondo, no, Guardiola secondo, Ancelotti mi pare sia terzo, poco sotto Mourinho. E vabbè, su questi sono, ah, non mi ricordo l'ordine, sì, Mircea Lucescu quinto, questi sono gli allenatori. E tutti gli altri sono Fandonia. Fandonia. Vabbè, io comunque sia, io non sono d'accordo. Arteta quinto, cioè, non si calcola il miglior allenatore in base a quanti trofei ha vinto, perché vabbè, facciamo tutti... che se Alex Ferguson è primo a prescindere. Ah, io sono d'accordo, cioè io anche sono un fan. No, di... io non sono d'accordo. Sacchi. Di Ferguson. Sì. Di Ferguson. Sì. Quanto ha allenato Sacchi, quanto ha allenato Sacchi ha cambiato il calcio. Oppure Ferguson. Ferguson è quello che ha introdotto il concetto di essere un manager a 360 gradi. C'è un prima e dopo Sacchi. Qualsiasi allenatore ti parla di Ferguson, ti dice che è l'allenatore che gli ha cambiato la vita. E qualsiasi chi se allenatore. Ne frega. E allora cazzo dici? Allora, quale personaggio storico... No, Ancelotti non romper culo a Ferguson. Quale personaggio storico vorresti impersonare... Per 24 sì, per 24 ore. Ma è Napoleone. No, la vita è merda Napoleone. Beh, 24 ore, beh, comunque sei un imperatore. Giulio Cesare. Incredibilmente no. Sono Marco Giulio Cesare gli americani. Giulio Cesare. Gli americani, io dico gli americani. Personaggi storici, personaggi storici, personaggi storici. Bella Gaussian. Gaussian lì sottolineatura, apostolo sottolineatura, Maggi si è iscritto come un babbo. Lodato il maestro. Alessandro Magno. Dio dell'universo. Alessandro Magno sbagliato. Mazza che massa di ignoranti che siete. Cleopatra. Cleopatra, bravo Livio, bravo Livio, bravo Livio, bravo Livio. Un po' terzo di spazio posto. Alle donne, anche terzo le donne posto. Si vogliono immedesimare. Non in so, guarda, io non sono sicuro che siano solo le donne che vorrebbero personificarsi in Cleopatra. Bisognerebbe indagare su questo. Dice Emiliano? No, ma c'è Cleopatra, se c'è Cleopatra, c'è Cleopatra. Allora, ossia. C'è Cleopatra. Quindi un altro molto storico. Augusto. No. Anche questo era un po' vago, se posso. Augusto. Augusto l'imperatore. Ma ce ne sono un po' di Augusto. Ma vabbè, no, è Ottaviano Augusto. Capito. Cioè, nel senso, comunque sia, ci stai solo 24 ore, quindi devi pensare a personaggi in cui dici... Se poi vuoi scopare, se sei Cleopatra, che vuoi fare? Vabbè, magari sì, magari vuoi vedere com'era la situazione. Cazzo, vuoi essere Cleopatra, non vuoi essere Augusto, non vuoi essere Giulio Cesare, non vuoi essere Napoleone, vuoi essere Carlo Magno, vuoi essere Alessandro Magno. Delle emozioni o capire... E coso? Armstrong? No. Di provare delle emozioni. No, no, sto dicendo, cioè, però pensa che comunque sia, non è che dici divento quel personaggio per sempre, ma per 24 ore. Beh, ammazza Armstrong. Pronto? Sì. Ah, sta qua sotto? Americani, chi vogliono essere gli americani? Qualche americano loro. Ah, Abramo Lincoln. Sbagliato.
Ma sì, ma essere Abramo Lincoln per un giorno, che ce fai? Porco Dio, sei presidente degli Stati Uniti d'America, per famoso vabbè, il mondo. Vabbè, ma... cazzo vuoi di più? Ma devi pensare... cioè, all'epoca del secessionismo. Devi pensare... più di quello. In 24 ore quanto... ma se sei crollato in 24 ore che fai? No, non c'è... che fa che ho vado in 24 ore? Scopa? Che fa? No, infatti... allora, infatti... vabbè... nel, vabbè, no, cioè, non, che, vado, non vado oltre, okay, questa, il senso. Questa, non vado oltre questa cosa perché, cioè, diciamo che personaggi storici femminili sono molti meno perché il mondo ha vissuto in una dinamica di patriarcato abbastanza lunga e quindi quei pochi personaggi storici femminili convergono molto di più i voti, no? Mentre invece per personaggi maschili, essendo molti di più, è una scelta molto più vasta. Ma Brenda, vabbè, no, no, certo, cioè, nel senso, secondo me in generale è molto suggestivo vivere un giorno nell'antico Egitto. Cioè, la vedo una cosa molto figa. Magari nell'antica Roma, magari, no? Magari ti puoi far dire i segreti su delle piramidi. Ad esempio, già vivere in un periodo in cui la Biblioteca di Alessandria non è ancora andata a fuoco sarebbe figo, perché ti incolli tutti quanti i libri. Però insomma c'è dinamiche particolari e poi secondo me c'è comunque sia una percentuale di uomini che sarebbero interessati a vivere arrivata. Nel corpo di una donna e donne che sarebbero interessate a vivere un giorno è nel corpo arrivata di questa l'ho pagata 6 euro. Vale tipo più di 100 euro. Tu l'hai pagata 6 euro? Sì. Da un tizio. Vabbè. Che babbo. Lui? Sì. Scopriremo alla fine chi è il babbo. No, no, sembra originale. Ok. Falla vedere un attimo in cam. Fu così che invece. Ma metti l'altra scena. Chi se ne intende di Pokémon? Non si vede in cazzo. Guardate quanto è bella, ragazzi. Sì, ma manco l'hai vista, ma vaffanculo Manenti, dai. Sì, fake 200%, vabbè. Certo. Espeon VMAX. No. Ne vale più di 100 in ottime condizioni, sì. Allora, non è mint. Però non è neanche messa male. Come si chiama la scena qua? È la terza. Ah, eccola qua. Quindi dicevamo, Maggi, saluto. No, tocca a me. Vai. Che hai detto tu? Abramo Lincoln. C'ho avuto un'ora. Il della... padrino. Il padrino, no? Ma persone vere che sono esistite lì. Vabbè, rappresenterà qualcuno, no? Vabbè, no. Guarda, voglio fare una cosa Newton. No. E il Chapo. No. Oppenheimer. No. Einstein. No. Massa di ignoranti. Diciamo quelle cose. Nelson Mandela. No. L'unica che ha beccato è Cleopatra. Li conosco? Ma certo che li conoscete, regà. Certo che li conoscete. Cioè, come non li conosci? Gengis Khan. No. Bello Gengis Khan. Però, mo potrei dire quell'altro. Però secondo me
No, non, tutti i condottieri li hanno sfanculati. Qualcuno importante. Questi sono americani. Incredibile, cioè. Vai. Allora, posso sapere solo una cosa? Vai. C'è un'altra donna? Sì. Ok, allora ho capito. C'è un'altra donna. Sono tre uomini e una donna. E l'ho maschi. Chiesto nel turno di Maggi perché sono buono. Una donna non ce l'ho. Comunque sono tre uomini e una donna, quindi è più facile azzeccare. Tre uomini e due donne. Maria Maddalena. No. Giovanna d'Arco. No. Cazzo. C'è una vita di merda, eh. No. Heinz Feinsteins. No. No, no, quello non c'è. Non c'è. Magari la gente voleva vedere com'è. Soprattutto i filoni. Beh, anch'io sono stato abbastanza istrionico. No, non è istrionico. Sto pensando ai filoni di importanza storica. Cioè storico condottiero, uh-huh. Storico scientifico, storico che ha lasciato un'impronta questi politica. Questi non gli va bene un cazzo. Che cazzo ne so chi vanno essere sti coglioni. Diciamo un altro. George Washington. Non è William Wallace. No. Allora, non ci sono politici o condottieri. Non ci sono politici, no, o condottieri. Non ci sono politici o condottieri. Chi sta? Ah, no, lui ha detto William Wallace, sta a me. Ok. Ma questo avevi già detto che non c'erano politici o condottieri. No, l'ho detto adesso. Okay. Perché continuate a dirli tutti. Una persona ha fatto tanto in 24. Aristotele. No. Avrei detto anch'io Aristotele. Allora vi dico che per un motivo o per un altro questi personaggi che sono rimasti, secondo me, hanno un qualche tipo di alone di mistero più o meno marcato. Aspetta, ma personaggi storici intendi? Intendo personaggi storici. No, io però non lo so che. No, però per dire, cioè una persona morta da 20 anni. Ah, sono tutti morti. Sono tutti morti e sepolti questi tizi. Quindi vecchi comunque. Sicuramente sono tutti morti più di 50 anni fa. Ok. Ok. Ma un cantante è un personaggio storico? Io? E dai. E lo chiedo. Sì, qualsiasi Elton John. Ma è vivo il tuo. No, coso, scusa. No, quello dei Beatles, lo confondo sempre. Paul, no, l'altro. John Lennon. No. Li confondo sempre. Freddie Mercury. No. Freddie Mercury è morto nel 93. Ah, pensavo fosse molto più vecchio. Ma la morte di Freddie Mercury. Eh no, Michael Jackson è morto da poco. E Bob Marley. No. Beh, si faceva bei cannoni, non deve essere male la vita. Jimi Hendrix. No. Non so quando è morto Jimi Hendrix. Raga, questi sono abbastanza recenti, eh. Che altro dirvi, cioè, ma forse ho capito. Vediamo, ce n'ho uno. Vai Livio. Due sono considerati dei geni. Cazzo, ho detto Einstein, non c'era. Non c'era Einstein. Ehm
Io non lo so. Dai, di il nome, Marco 2, un nome qualsiasi, dai Livio. E... niente, ciao, facciamo. No, è difficile, cioè Livio, nel senso... Di un nome ti prendi il tempo per pensarci, però non rimaniamo incastrati un'ora, altrimenti ti faccio saltare il turno. No, no, certo, certo, è giusto. No, sì, tra 100 anni lì Newton è stato detto? Sì, Newton è stato detto. Dante. Dante, no. Leonardo. Leonardo da Vinci. Ovviamente Leonardo da Vinci. Ovviamente Leonardo da Vinci primo. Che oltre a essere un genio, quindi comunque sia... dici, ti personifichi e pensi quello che pensa lui, ma poi c'è un sacco di misteri, di cose che la gente vorrebbe scoprire. Vai. Poi. Michelangelo. Michelangelo, no. Ah, cazzo, ho detto Michelangelo. Dopo. Bravo. Grazie. Però non ha funzionato. Non andava bene. Questo è un po' di nicchia, secondo me non lo conosco nemmeno. Poi, Caravaggio. No. Troppo ignoranti per Caravaggio. Beh sì, cioè, comunque gente deve essere molto... Leonardo. Quello chi è? Ma che sei scemo? No, Leonardo... La tartaruga ninja, chi? È quello che, da cui prende la tartaruga ninja. E secondo te chi è quello da cui prende la tartaruga ninja? È Leonardo da Vinci? Grande, Livio. Numero uno sei. Pazzesco. Quante cose scopro. Vabbè, perché mondo. Donatello e Raffaello non l'avranno mai messo. Quante cose scopro nel mondo contemporaneo, Livio, eh? Non si smette mai di imparare. Ma mi racconti quest'arte Leonardo che faceva nella vita? Cioè, boh, pensavo un pittore. No, certo, Leonardo dipingeva, però intendevo un altro Leonardo che dipingeva. Basta, gli uomini non li più, mi concentro sulla donna. No, comunque tocca a me. No, vabbè, no, non sto parlando con me. Mi concentro sulla donna. Dai, comunque il fatto che non ci sia Armstrong è veramente clamoroso. Lady Diana. Lady Diana, che è morta da più di 50 anni fa. Vai, Maggi. Vabbè, quando è morta? Eri già vivo quando è morta, Livio. Cioè, 50 anni. Negli anni 90. Metà è morto nel 97. Sì. Solo prima. Quando uscì, che è Candle in the Wind. Allora, penso a una donna che potrebbe esserci. Finché tutto cambierà, una nuova realtà con le sue verità. Vabbè, ve sto per far saltare sta cosa. No, forse ce n'è un po'. Io pensavo fosse abbastanza semplice, ma invece... Forse ce n'è un po'. E dai. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma non tocca a me. Esatto, come pensavo. Come pensavo, come pensavo, come pensavo. Archimede. No. E ti metto un fresco Picasso. No. Pitagora. No. Ti metto un meno fresco Dalì. No. Platone. No. Ti metto un meno fresco Andy Warhol. No. Comunque poi so cui sapere chi cazzo sono sti altri tre. No, certo, guarda, mamma mia quanto insulto. No, ma è giusto. Tre a testa. Vabbè, comunque, tre a testa posso, e poi skip. Posso dire che la storia è un pool molto grosso, sì, non sì, è che uno si fa incazzare, certo. È un pool enorme. No, ma di Dalì e Andy Warhol direi che... Vabbè, però uno deve pensare anche come ragionano magari gli americani. Sono d'accordo. Allora cento punti per il Leonardo generico. Ah, ce l'ho. Ok. Credo. Sì, vai Livio, sei forte. Sì,
Sì, tra l'altro abbiamo detto anche un Leonardo generico oltre a Leonardo da Vinci. Perché è quello che dà il nome alla tartaruga ninja, lo sapevi? C'è tutta una storia di questo Leonardo. Se dice fossero pure imparentati. Non mi viene da dico Galileo. No. Cristoforo Colombo. No. No! Ma come? Ma come? Dai. Cristoforo Colombo non c'è. Dai, era perfetto Cristoforo Colombo. Oda. Magie. Marco Polo. No. Mao Zedong. No. L'ultima a testa. Cazzo. Kant. No. Livio, chiudila in bellezza, vai. Ce n'è uno più recente. Un generico Cleo. Ce n'è uno. Ce n'è uno più recente, dimmi solo questo. Di questi due sì. No, c'è. No, recente intendono gli ultimi 100 anni. Sì. E non è un politico né un, né condottiero. Un condottiero. Elvis Presley. No. Allora ragazzi, al secondo posto c'è Nikola Tesla. Dai, ma quando mai? Che gli americani sono fissati con Tesla, con tutti i misteri, le cose. De Prestige, eccetera, eccetera. Al quarto posto Gesù, raga. Ma non è un personaggio storico. Ma come non è un personaggio storico? No. Gesù, raga. Non sono d'accordo. Ma come è esistito, è esistito, non è detto che sia esistito. Ma Gesù, tu vuoi metterti nei panni di Gesù per 24 ore per scoprire se sei davvero un messia o meno? L'ho pensato Gesù, ma subito dopo ho pensato non è realmente esistito. Questo secondo te, ma perché la quinta chi è? La Madonna, perché ho pensato pure alla Madonna. Marilyn Monroe. Ma che sono americani. Marilyn Monroe. Non vorrei mai essere va bene, va bene, va bene. No, non è vero che è esistito Gesù Cristo. È esistito un profeta all'epoca. Non è detto che fosse Gesù Cristo. Va bene. No, non è esistito Gesù Cristo. Va bene, non è probabile. Va bene, Mario, vabbè, questo... Diciamo che è probabile sia esistito, ma non è sicuro. Top 5 personaggi del Marvel Cinematic Universe. Chi questa tocca? Che numero è questa? Se è pari tocca a me, se è dispari tocca a te. Mi ricordo. È la quarta che è? Forse deve iniziare Livio, forse non lo so. È la quarta? Allora iniziare Maggi. Io sono leggenda. Iron Man. Beh, sei un coglione, io non avrei detto Iron Man. Iron okay. Man. Cioè, l'avrei Iron detto Man un altro. Secondo posto. Spider-Man. Spider-Man, terzo posto. Cazzo! Allora, Spider-Man. Ha detto del Marvel Cinematic Universe. Marvel Cinematic Universe. È arrivato molto dopo il Marvel. Vabbè, che c'entra, però Spider-Man. Sono americani? Sono americani? Che vuol dire sono americani? No, vabbè, ma GDU per il personaggio. Il problema è che ce n'ho due, tre. Ah, però dai, devo capire se c'è, cioè, questo il. Non so se è il primo posto. Perché sono facili, devo capire le posizioni. Ma GDU ne uno, dai. Perché poi tu. Guarda che culo, poi tu dici l'altro. Vabbè, Maggi, dai. Senti, è il primo che hanno inserito. Hulk spacca. Hulk spacca, no, non c'è. Capitan America. Capitan America quinto. Ma quinto? Pensavo fosse primo Capitan America. Io pure. E allora dillo, no, se pensi che è no, primo. Perché, no, perché non so, no, perché nella mia mente erano o primo Capitan America Cap o primo Hulk. America. O primo Hulk. Vabbè. Black Panther. Black Panther, no. Black Panther. Vabbè, perché parla di quelle cose. Vabbè, là. Ho capito. Thor. Thor, quarto. Manca il primo. Segnati bene i miei punti, perché secondo me c'ho più distacco di quello che hai scritto tu. Livio, dici Leonardo generico, cioè. Vabbè, che c'entra. Quindi manca il primo. Sì. Thanos. No. Ma ci può da stare.
arriva alla fine, il grande villain finale. Doctor Strange. No. Avevo pensato pure a quello. Mazza, il primo non riusciamo a indovinare, ma che è? Ce n'è uno che va detto per forza. Chi è Maggi? Chi ti sta sfuggendo? È il tuo preferito. No, vabbè, cioè i nomi sono quelli, devo capire secondo loro chi è primo. Forse per la serie Loki? No, Capitan Marvel. L'avrei detto Loki. E comunque è sesto Loki. Capitan Marvel, sbagliato. Ah, però o siete rapidi oppure ho capito, non è siete rapidi, è perché poi gli dai un assist a lui, quindi devi ma capire. Che assist? Come se i personaggi glielo esclu- no, perché magari no, perché magari tu gli escludi il personaggio che aveva pensato. Vabbè. Va, voglio vedere. Mi fa strano che siamo impreparati sul primo posto. Esatto, questo vi dovrebbe far riflettere. No, no, per carità. Vedova Nera? No. Nick Fury? No. Vedi, cioè, questi tutta gente io penso al primo posto e... Ma per me era Spider-Man. No, perché il Marvel Cinematic Universe... Vabbè, ma anche Iron Man. Per me era Iron Man, sicuro. È come l'indovinello dei cappelli. Cioè, strano che non riusciamo a indovinare il primo posto. Questo si indovina perché non si indovina. Ma che vuol dire? Questo si indovina perché non si indovina. Ma che vuol dire? Ah, forse ho capito che vuol dire. Però Marvel Cinematic Universe. Faccio una chiamata istrionica. Vai. Charles Xavier. No. Se era al primo posto me l'hanno. Ma perché è famoso, cioè perché l'hanno messo nel Marvel Cinematic Universe. No, ho capito, è il più figo di... Sì, certo, d'accordo. Però ha detto si indovina perché non si indovina, quindi ho pensato a un istrione. No. Ma è il primo posto. Mister Fantastic. Quando vedi che quello di te non indovina il cappello, ti devi fare una domanda. No, sbagliato. Deadpool. Sbagliato. Deadpool era Wolverine. Sbagliato. Cazzo, Wolverine era buono. Ma chi è il primo? Ma non è possibile che non riusciamo a azzeccare il primo. Ma che cazzo è? È una trollata. È una trollata, no. Penso che mi avessi mai in Universe. Non è che... Cioè non c'è Zeb al primo posto. Ma io lo so che è un personaggio del Marvel Cinematic Universe. Non lo so. Che cazzo di risposta è? Non lo so se lo sai che è un personaggio del Marvel Cinematic Universe. Pensa quanto è istrionico allora. Stan Lee. Stan Lee. Stan Lee. Ma vaffanculo. Stan Lee è il personaggio del Marvel Cinematic Universe. Stan Lee. Ma quando compare? Ma chi l'ha mai visto? Tutti i film. Sì, fai cameo. Vabbè, ho capito, fai cameo. In tutti i film c'è è come Pandaman. È come Pandaman? Come Pandaman. Vabbè. Fanculo. Ho capito. L'hanno votato come primo, che cazzo è? Mica l'ho fatto io. Questo qua capirai. Cioè me la collo perché ho preso i punti, però cioè... Allora, no, questo è divertente. Ma l'ho capito soltanto perché mi ha detto c'è, ma non c'è, non lo so. Allora, c'è. Top 5 film per bambini dal 2020 a oggi. Tocca a me. Vai. Film per bambini dal 2020 ad oggi. Frozen. No. Avrei detto pure io Frozen. Lo so, è una bella chiamata Frozen. Cazzo, io con le date però. Ma dal 2020 a oggi, cioè che vuol dire? Che sono usciti nel 2020, non ho capito. Che vuol dire secondo te? Ah, dal 2020!
Infatti, cioè, avevo capito dal 2000. No, dal 2020 a oggi. Toy Story 4. Toy Story 4 non c'è. Super Mario. Super Mario secondo. No. Super Mario secondo, bravo Livio. E cazzo, al 2020 va, ma allora, cosa se ero visto? Super 5? Mario 4 c'è Frozen 2. No. Super Mario 4. Non so di cosa stai parlando, ma c'è. No, Frozen 2. No, sì, ah, non c'è. Quanto è aggiornata questa classifica? Che vuol dire quanto è aggiornata questa classifica? Perché allora, se te dico Kung Fu Panda, votano in tempo reale. Votano in tempo reale le persone. Ovviamente, se cioè ci sono più o meno tempo per votare, però la gente allora non lo dico Kung Fu Panda. Però effettivamente non saprei che dire. Kung Fu Panda non c'è. I Minions al quinto posto. Ma che sto pensando ai film sushi nel 2020. Quello. Non li so. Mi ricordo i film sushi nel 2020. Vai. Ma tu li sai tutti. No. Ci rompi i coglioni ogni anno. Ogni volta con. No, perché quest'anno c'è sta la Disney, la Dreamworks. Beh, la... Che cazzo è mazzi. Stanno quelli che dico fanno io. Le cose che non merda, si meritano Dio l'Oscar. Bono. Vai. Non ho io con le date proprio. Ma pensa semplicemente a dei film per bambini ultimamente, dillo, cioè. Non li quello sa. È il problema. Vabbè, passi. È l'ultimo Shrek. No. E Across the Spider-Verse. No. Non so se è consigliato per bambini. Ci vanno i bambini. L'ovvio. Coco. No. Sonic. No. Dragon Trainer 2. No. Elemental. No. Una tomba per le luci. Vi mandiamo in terapia veloce. Il ragazzo e l'airone. No. È una buona chiamata, il ragazzo e l'airone. Dico mila venti, Red. No. Red. La volpe. Ah, quella la delle volpe. Mestruazioni. Pensavo One Piece Red. No, quella delle mestruazioni. Adesso ci sono One Piece, non credo. Film per bambini. Ah, ce n'è uno che non è facile, cioè io non l'ho visto. Gli altri due però li abbiamo visti. Non so se li avete visti, però insomma ogni tanto escono anche qualche discussione, soprattutto quando Maggi comincia a fare le sue sparate. Incanto. È primo incanto. Usceno incanto. Primo incanto. Me l'accollo, per carità. Però cioè, che culo. Vabbè. Sì, giusto. La sirenetta. No. Cioè, intendo il live action. No, non perché c'è. Non c'è scritto film per bambini. Film animato. No, non è detto. Però. Infatti, vedi. Che cosa? C'è scritto film per bambini, non è per forza un film. Non è animato? Ma tu hai detto animato. Comunque sono tutti animati. Cioè, okay. Non è specificato, ma in realtà. E leggo qualcosa. No. Quindi c'è Incanto. Luca. Oh, sì, Maggi, Luca.
E l'altro non l'ho mai visto. L'altro non credo che l'abbia visto. Passo, ti do. Vai, magia, okay. Hai tre opzioni e poi andiamo avanti. Voglio leggere il film, dai. Buzz Lightyear. No. Onward. No. Questo non l'ha preso nessuno, manco in chat. Aspetta. Pensa agli anni. Io non può giocare a sti giochi, il suo culo è incalterabile. Sì, incalterabile. Balzer con Bashir. Avrei messo se fosse troppo alto Balzer con Bashir. Maglio, prepara la disiscrizione. Dai, Maggi. Non è facile. Se è così difficile, altrimenti troppo bene non l'abbia visto. Vabbè, allora, oddio. È molto difficile, suppongo. Relativamente, non è che sono usciti 8.000 film. Penso a Disney che ha fatto uscire. Strange World. No, era troppo cattivi. Boh. Allora, adesso si parte con Reverse. Troppo cattivi, che film è? È un film animato. Non l'ho Qual visto. È troppo cattivi? Non me lo ricordo. Non l'ho visto. Bello questo, PG più odiati di Gotta. Ok, allora, adesso è Reverse. Quindi prende 10 punti per il primo, 50 punti per il quinto. Giusto, perché il primo è abbastanza scontato, credo. Quindi, Maggi, tocca a te iniziare. I 5 PG più odiati di Game of Thrones. Cesira. Cesira è quarta e quindi prendi 40 punti. È quarta Cesira. Bravo Maggi. Ma come bravo, era quello che dici subito. No, invece dai, il fratello di Theon Greyjoy, dai, come si chiama? Euron. Euron Greyjoy, non c'è. Geoffrey. È Geoffrey primo. No, ci può stare. E dito corto. No. 50 per Maggi. Odiato. Sto d'accordo, Dron. Ah, ho capito. Ce l'ho. Sai che c'è di alcuni, non so il nome. Vabbè, dai, se dici il personaggio. No, è 40 più 10. 40 più 10, 50. Se c'è Stannis Baratheon, il primo Baratheon. No, il è amatissimo. Stannis. No, coso, cazzo, non mi ricordo il nome. Vabbè, quello che torturava Theon. La diamo buona, Maggi? Ah, il senza palle, vabbè, dai. Non in senso pari, quello che come cazzo si chiama? Ramsay Bolton. Va bene, cazzo, già coi nomi mi sto a scordare. Guarda, sta cosa mi dà un fastidio, cazzo. Ramsay Bolton, 20 punti a Livia. No, vabbè, effettivamente alcuni nomi non mi sono manco io. Oh, un nome odiata. Concetto di odiato. Ma questo non ti ha fatto qualcosa. Chi può essere che odiano? No. Magari per il meme odiano Sansa. No, anche se io ce l'avrei messa. Il re della notte. No. Allora, uno dei due è nella lista nera di Aria. Non so il nome. Dimmi chi è. Gazza di Harry Potter. Ah, Walder Frey, no, non c'è. E coso? La montagna. Non c'è. Che c'è nella lista la montagna? No, non lo so. Perché la montagna che ha. Sì, magari sì. Sì, sta nella lista la montagna. Sì. Sì, perché è stato lui che ha tagliato la testa. Sì. No. No, al cane. È lui che ha ammazzato il cane. Quello tocca è il fratello. Allora sto pensando che c'è una lista. Un altro personaggio.
aggiungo, cioè, come faccio da un aiuto sull'altro è difficilissimo, da. Vabbè, dai, tanto i personaggi di Game of Thrones, noi diciamo, cioè li sappiamo, no? Diteli, perché state zitti. No, non è vero. No, non so chi c'è nella lista di dai. No, io i nomi di quelli della lista, ma come ricordo. Oh, arrivo Trono, aspetta. Perché io mi ricordo che Ario ammazza uno, però non so chi è. Quello là che acceca e poi a colpire. Arriva l'aiuto del trono. Non so come si chiama quello. No, no, non voglio l'aiuto del trono. Manco io. Mi sta sul cazzo. No, no, a me non mi sta sul cazzo, ma non voglio l'aiuto. No, zio, quello non so come si chiama, dico... Il non so, non mi ricordo come si chiama. Ah, non dico niente se non volete una mano, ingrati. Non mi ricordo come comunque si chiama. Comunque ci siete arrivati. Io volevo suggerirvi più o meno quello, ci siete arrivati. No, ma ho capito chi è che lo ammazza proprio, non so come si chiama. Vabbè, ma se ha dato valida a Ramsay Bolton. Va bene, descrivilo, allora... chi era questo? Descrivi, facci capire che sei, di chi stai parlando. Era uno delle guardie del pelato. Va bene, l'hai capito, hai detto era guardie, una delle guardie del pelato che poi se ne va e lei lo uccide, non a Westeros ma a Essos. Meryn Trant si chiama. Bravo Maggi. Meryn Trant, sì. E poi c'è una... Ma voi la leggete la chat? Perché sennò è tutto un cazzo. No, no, non leggo la chat. Ah, ecco, perché ecco, è rimasto uno che potreste ricordare. E non dico altro. Melisandre. No. No, poi Melisandre. Sì, è quello, secondo me potrebbe essere quello. Quel personaggio. Ma sai che c'è, che magari posso pure capire chi è, te lo devo scrivere che non so i nomi, ricordatevi i tempi passati. Vuole morto Aria. No, i questo, tempi passati. Questo non sta nella lista di Aria. Ah, ok. Questo era Meryn Trant, quello. No, Meryn Trant era nella lista di Aria. Sì, sì, sì. Questo non sta nella lista. Poi se è così alto, è sopra Cersei, Cioè, vuol dire che è uno proprio cattivo, uno proprio che si è fatto di A. Io sono rimasto sorpreso da questa posizione. Ma chi sta a me? No, allora, se è lui, allora, se è chi dico io, si è fatto odiare. Ah, sta a me? Sì. Perché ho detto il fratello di... sta a me, ha detto Melisandre. Vabbè, vaffanculo, fratello di? No, niente. No, fratello. Ma no, ma che ne sai? Ma io non ho detto una. Vabbè, però non si può. Dai, questo è parato. Ho detto, ma Trono, ma dica c'hai le risposte, Trono. Che sa se quello giusto o meno. Maggi, che ladro. Proprio un ladro, guarda. No, ma altro non ho capito, sei fortunato. E dai. Allora, rispondi allora. Ma te non c'hai da di che mi stai a romper cazzo quando sei entrato. Questa è la mia pausetta. E la mia pausetta la uso sfogando lo stress dicendoti di rispondere, forza! Oh, non mi vengono i nomi, incredibile sta cosa. Che ignoranza. No, ti giuro, non mi sta venendo un nome incredibile. Però vabbè, devo dire il ma nome... sta a te, Rico? Sta a Maggi. Sta sto fratello del cazzo, chi è? Mamma mia, incredibile. E anche il cugino di qualcun altro, Maggi. Bella questa. Beh, ma lì sono tutti i cugini tra di loro, una vita di incesti. Tra e famiglie. Tu devi stare zitto. tutti! Che vuol dire? Sì, però Maggi devi rispondere. Non è che stavo aspettando finché te viene in mente. Non mi viene, che dico l'alto passero, non mi viene. È giusto! Ah, che è giusto no! L'alto passero! No! Era l'alto vasto. No, ci sta, terzo. ci sta. Cazzo, più devi Viserys! Sì, sì, incredibile. Ma il fratello intendevi Viserys. Bravo! Ma compare 5 minuti Viserys, schioppa il primo episodio. Non è ma schioppa tutta la prima stagione. La prima stagione. E si è fatto odiare tantissimo. Invece Trent, coso, Meryn Trent. No, muore tipo a stagione 2, sì, stagione 3. Ma non appare un cazzo, appare molto di più Viserys. Ma perché lui, ma noi non l'avrei mai detto se lui non avesse detto uno della lista. Perché lui mi ha detto uno della lista, se io non ci avrei mai pensato. Esatto, quello era Meryn. Ok, cazzo, adesso. Ma stupido pure a me. Eh sì, non ti ho detto, quando l'ho visto ho detto, ammazza, così odiato l'altro passero.
ha fatto, è stato bravo l'attore, evidentemente. E allora, perché era mezzo comunista, gli americani odiano i comunisti. L'attore è quello del problema dei tre corpi. Donnie è quello dei due papi in One Piece. Vai, top 5 donne in One Piece, signori. Vai. Mamma mia, che vergogna. Reverse. Che sono? Che sono pezzi di carne le donne? Mi oppongo. E Bo Hancock. Bo Hancock è prima, quindi 10 punti. Cazzo! Chi può essere? Ma com'è questo? Possibile? Certo, perché stavano tutti scopati. Ma ho capito, ma cioè, nel senso, dai. Vabbè, dai. Nami sarà seconda, Nico Robin. Nico Robin è seconda. Nami. Ma ti pare che la gente preferisce testa. Nami a Nico Robin? Sei uno sfogliatore. Quindi questo, Bo Hancock, Nami, Nico sfogliatume. Robin. Mo vado, cioè, c'ho dei nomi, però non so se sono da top. Chi è che ha lasciato un bel ricordo? Bibi. Puzzia! No, scherzo. Bibi Maggi, Bibi. Bravo. Vabbè, bravo Maggi, Bibi, quarto, quarto. Te l'avrei detto io pure. Bibi fa il gesto, fa tanto simpatico. Bibi fa il gesto. E poi c'è rimasta lei. È lei. Allora, vabbè, dai. Alessandra Mussolini e la bambina che però è grande, cioè la bambina è il capitano, è grande però è bambina. Bonnie. No, sbagliato, non è, c'è troppo Bonnie. Recente Bonnie, sì. Dai. Però qua mettono roba molto recente, No, però devi sempre considerare l'anime, cioè manga è sempre nicchia. No, per carità. Anime. Allora, chi è che è vero, cazzo, cioè, sì è vero, c'hai cioè, ragione. C'hai ragione in chat. Manga. Ce l'ho dei nomi. E vai, colpi, dilli. Colpi istrionici. Okay, no, aspetta. Secondo me, visto il periodo, è quella. Dai, per forza. Hanno fatto... Allora, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, te la descrivo, dai, mi ricordo il nome. Vai, ce la tizia di Usopp della saga di Shirop, quella della villa. No. Ah, no, non è lei. Troppo indietro. Tizia Gorna. Zè, ma che io do Yamato. No, non è Yamato. No! Non è Yamato, non è Yamato. Allora, Zemag, vaffanculo, che dico pure stronzate. Non rompere i coglioni, Zemag, okay. Rimani lì, quello è il tuo posto. Ti voglio bene, Zemag. Ti voglio tanto bene. Una istrionica califa. No. Ma donna in One Piece cazzo, da scopà? Non lo so. Ma dai! Ma cosa votano? Ma Big io... Mom. Che cazzo ne so, no. Allora è da scopa. Chiamate Anna! Chiamate Anna, manna! Scorso è. Poi con croppi, no? Mi vivi. Tutto sto casino per un fumetto. Adesso vado a piangere di corsa nella. Anna, manna, intervenga! E per una. No. E chi è una donna? Oddio, ce l'ho! C'ho dei colpi. Mi ricordo. Cioè, me la ricordo. Ma che cazzo ne so, Livio, che cosa ti ricordi te? Cioè... È mai stata nominata in una nostra live? Vabbè, cioè, nel senso, qualsiasi personaggio di One Piece sta nominando una nostra live. No, col cazzo. Col cazzo proprio. Ma chiedigli se è la prima metà o la seconda metà del manga. No, che ne so. Non è un personaggio mainstream. Cioè, è un personaggio particolare. Molto di nicchia, di diciamo. Di nicchia. Io lo so chi è, io te lo giuro che lo so. Lo scrivo in chat. Dimmi se sì o no. Non voglio dire. Ah, ma in chat, lo scrivo in chat. No, la sirena. Non è? Ci ho creduto. La sirena intendo quella di la saga con i pesci. Ashiraoshi, non mi veniva il nome. Non è lei? No. Ma guarda, in chat finora ho visto solo uno che l'ha scritto. Cazzo? Sì, ti ho detto, è molto tosta. Ecco lì, questo lo devi prendere. Perché? Sto là. Ma che può essere? Scusa, oh. Ma non mi dico come fa a stare a 4,90 o 5,10? Quelli di prima ho preso. È quella sbrocco, se è quella che ho letto. La prima, ho recuperato tutto quella con il trono di spade. Ha preso Marine Trent, 50 anni. Ho preso Alto Passo, la terza, ho preso Cesira, che era quarta, ho preso gli ultimi tre. Marine Trent, 30 roba. Vabbè, senti, sta lì. È questa veramente, Amelia? No, non è lei, no. Ok, cazzo. No, non è lei.
Almeno in chat lo sapete. Non sei tu Luchino, no. Quindi? Sta lì. Ho capito. Vabbè, di nome femminile. Dammi tempo. E sparane una! Miss Valentine. No. Carrot. Ma no. Perché? Miss Valentine. No, Miss Giove, Golden no. Week. No. Terzo occhio in testa. Pudding, no. Pudding. Terzo occhio in testa. Quella era una bella goal. Pudding era una bella goal. Sì, io l'avrei votata. Ma chiedetegli se è dalla prima o la seconda metà del manga. È troppo facile così. Ma cosa troppo facile? Troppo facile, pazzia! E stai metà. Dicendo solo cagate, ma glielo seconda chiedo. Seconda metà, va bene. Seconda metà. Oh, sarà una mano. Seconda metà, e vi dico anche che è ancora in circolazione, diciamo. È ancora in circolazione. No, ti prego, non vabbè è che mai, in realtà su tutti non muore mai nessuno. No. A Mangiona. Bonnie. Ah, quella del. Ma non c'è nell'anime quella roba ancora. Vabbè. Come no? C'è. È già arriva York. Ah, no, no, no. Ah! No. Ok. No, se è questa mi incazzo. Allora, io dico, sei ancora in circolazione. Ok, non è qui, ok. Sì, l'hanno detto, Fed. Ancora in circolazione, ok. Ha detto di no, Falcio. Allora, non mi ricordo il nome, faccio un colpo istrionico. Sì, Coda, l'hanno detto. La bambina di Wano che si stacca la cosa e la roba dalle guance. No, no. Ok. E la prima che appare nella saga di Vegapunk, quella che li prende col robottone. Lilith. Ma te, no, te pare. Ma che ne so io. È un po' troppo. Ma mi ha detto che è di nicchia. Okay, allora le altre donne fanno cagare se quella con quattro vignette. Non ti prego. No, è anche meno. Ma colpo istrionico. Baby Five. No. Provando un colpo istrionico, sto provando. Questa. Anche perché io non la metterei mai in top. Cioè. Vasce, no, già abbiamo chiesto. Potrebbe essere Tarzanello. Con sto nome. Sta lì io tanto. Tashigi. No. Porco bella Tashigi. È dalla prima metà, bella, gliel'avevo chiesto. Ma è dalla prima metà. Sì. Cioè, vabbè, poi riappare. Però è ancora in circolazione. Ancora in circolazione, secondo me. No, Deborino, ma incazzo se è lei. Charlotte Smoothie. No. Minchia, Smoothie veramente non ma non ha senso. Che cazzo ne so, non ce la metto un top. Io è difficile. Sto andando. L'hanno chiesto, sto andando sull'istrionismo, sto andando. Ah, cosa? Quella che hai preso te al Fantateam che mo è apparsa che... Ah, no. Ok. E ma chi? Allora, non mi ricordo... Quella che prende le sembianze... La Volpetta, sì, sì. No. Allora, non mi ricordo come si chiama, te la descrivo. Quella della saga di Dressrosa che c'ha l'inciucio amoroso col soldatino. Ah, no. Ok. What? Non mi ricordo come si chiama. Che è una delle figlie del re. No, so, ho finito le cartucce. Vi arrendete? No, che mare. No, se, dai, se un altro indizio. Sorpasso, che mare. Ah, allora, ha a che fare con uno dei personaggi della ciurma. Ok. È fin qui. Voi dite nomi che manco mi ricordo in chat, mi devo cercare. Ah, e allora è quella che dice sì, infatti. A però che schifo. Sono d'accordo. Ah, ok. Ah, che fare con un membro della ciurma. E questo va sul pericolosamente
che veramente la classifica è così, chi te vuoi trombare, non su, sulla bellezza del personaggio. Sì, sì, sono d'accordo. Che tristezza. Questo personaggio credo che l'unico modo che ha per prendere punti è sulla trombabilità, perché poi, cioè, per carità, però... Dai, oh, ci arrivate, più di così! No, non ho proprio idea. Ho finito le cartucce. Dai. No, no, vai, Livio, dai, di uno, ma sparano a caso. No, dai, ditene uno per uno e poi basta. Vabbè, Livio, passa, vai, Maggi. Dillo, hai, Maggi. Hai due possibilità e poi andiamo avanti. Maggi sta cercando, sta spizzando. No, che sto pensando ai personaggi di One Piece. One Piece, ok, se me lo dici così la Piece. Pensando alla ciurma, che i personaggi di One Piece sono variegati, quindi vabbè, io mi ritiro, dai, ritiro, voglio leggere la chat. Questi personaggi di One Piece, te ne dico un paio, dico la sua trombabilità, qualcosa di trombabile. Dai, di sto ultimo nome, dai. Io sto pensando, è difficile perché non... Allora. Chi tocca per prima la prossima? Se è dispari te, se è pari io. Io, mi sa. Perché tu hai detto Bo Hancock. Sì, qua tu hai detto Bo Hancock. Ok. Allora. Dammi sparare questi due curti minuti. Ma c'ho l'air timer, eh? Ah, no, si spara, dai, sparo. Okay, non è facile. Sparo due nomi e dico Benedetta fucking Parodi. No, ma infatti Svizzo adesso comincio a tagliargli le gambe, perché cioè se, okay, è difficile. Se pensano più di 10 secondi so fuori. La dai, non mi viene in mente, dico intanto questa me la gioco così, la tizia col potere fix di sbagliato. Di no. Dressrosa. Ok. Più facile, Maggi, più facile. Dai, chi è che dai, è tirala che fuori, su, è lei, è proprio lei, è proprio quella lei, che ha a che fa con uno dalla ciurma. Quella, che dai, scopà, sono d'accordo, è ma lei. Lascia perdere quello. Però vedila come infatti l'uomo si ridimostra uno che vuole le donne di un certo tipo. E me sto zitto. Buono. L'ultimo, dai. L'ultimo di... Siamo tutti con te, Maggi, dai. Stussi. No. Ma è come si la vecchia? Sorella... Chi cazzo? La sorella di Sanji. Vabbè, Tron, non glielo hai detto. Vai, Maggi. Ho visto. Pianeti del sistema Pianeti solare. Pianeti del sistema solare, sempre reversa. Voi vai. Perché lo sapete, vi sembra tutto ovvio. Non è ovvio, ma cazzo, Fed. Marte. E basta, Marte... va bene, Fabio. Non c'è. Giove è... quarto, quindi 40 punti. Ma non c'è Marte! Non c'è Marte. Beh, fa cagare Marte. Ma lo, lo ma dobbiamo colonizzare, mannaggia a vive. Questo lo dici te. 40 punti. Mercurio. Non c'è. Saturno. Saturno c'è, ma certo, ma so figo. Saturno è bellissimo. Il primo... Non c'è. Ma che bello. Beh. Quanto vede la vita in maniera diversa, ma la Terra sarà primo. Terra primo. Ok. Pensavo un altro primo per il meme. Pensavo un altro. Ma non è che culo, ragazzi. Ah, dai, cioè. Oh, non ci stanno i primi tre, No. Ma che stai dicendo, Maggi? Oh, pianeti primi... del sistema solare. Non ci sono i primi tre pianeti del sistema il solare. Terzo è la Terra. Vabbè, non ci sono terra. Primo, secondo e quarto. Ok. Ho capito, ho detto primo, secondo e quarto. Ma Saturno e Giove sono pianeti fighi. Mi stanno sul cazzo i nostri vicini. Sotto, te ne ho detti quattro, non ci stanno. Ho capito, sarà merda. Valuta tu, valuta tu quanto riesci a essere fallibile su questa cosa. Cioè, Terra, Saturno, Giove, non c'è Mercurio, non c'è Venere, non c'è Marte, Plutone. Non c'è. Nettuno. Pensavo che Plutone fosse primo per il meme. Nettuno c'è ed è terzo, quindi 30 punti. Ma sono i pianeti fighi, Maggi, devi prendere, dai. No, Maggi, no, Maggi, parliamone. No, è stato reintegrato Plutone come pianeta, mi pare. Mi dai i punti? Sì. E non mi ricordo come si chiama l'ultimo. Molto importante questa cosa, mi servono i punti. L'ultimo si chiama... Beh, è rimasto solo lui.
pianeti fighi, Maggi, pensi ai pianeti fighi. No, ma adesso basta dire i pianeti, cioè, infatti sto facendo all'ordine. Non è stato reintegrato Plutone, poverino. Però mi ricordo che c'era Uranio. Non mi dico ragione io. Guardi, mi fate dubitare. Uranio, Madonna. Urano. Urano, sì, poverino. Non è culo, sì, non è culo. No, è culo. Perché tu devi guardarli, sì, e pensare a quali sono figli. Ma tu sai manco quali sono i pianeti del sistema solare. Eh no, infatti ho tirato nomi a caso e per caso ho beccato i nomi. Ma ti rendi conto che, cioè, sono sette, io ne ho detti quattro. Ma tu hai detto i pianeti più di merda. Ma te che ne sai che sono pianeti? Ma sì, ma Saturno è figo perché c'ha Mercurio. Saturno è figo perché c'ha i cerchi intorno, Giove è Giove il più grosso, ma dai, ma è ovvio. Sei una pora bestia, dai, su. Ma cosa, sei una pora bestia? Ma è normale, sono i pianeti più fighi. Sono otto, ne ho detti la metà, cioè, no, sì, no, ma mi hai preso quelli di merda, Maggi, ti rendi conto? Marte è un pianeta di merda. Beh, che differenza c'è tra Marte e Giove per essere un pianeta di merda? Perché Giove è grosso, Marte è il pianeta che più in voga sulla Terra perché è quello che dice di essere colonizzabile. Ma non c'entra niente. Ci fanno niente. I film su Marte. Ma non c'entra niente. Capisci in cazzo, Purello? Ci Marte ci fanno i film, Mission to Mars, la prima cosa a cui pensi, no? Film non capisce il marketing. Endgame è secondo. Infinity War è primo. Mi duole ammetterlo. No Way Home. No Way Casa. Di Avengers. The Avengers terzo. Le collab funzionano, vedi? Iron Man, sì. Il primo Iron Man è il quinto. Grande colpo questo. 50... Allora, aspettate un attimo perché devo mettere i punti. Allora, lì vi ho indovinato Iron Man e Endgame, quindi sono 70 punti. Povero Maggi. Maggi ha indovinato gli altri due, che sono 40 punti. Maggi non riesce a connettersi coi gusti del popolo, purtroppo. Esatto. Vabbè, è allucinante che non ci sia Marte. Qua, cioè. Maggi, pensa qua. Sei l'anti-marketing, dei pianeti. Film Marvel Cinematic Universe al quarto posto. Esatto, Magic, lo penso pure io. Tanti. E dinne uno. Quello là. Civil War. No, l'ho detto anch'io. Non è Civil War. Non è Civil War. L'ho detto anch'io. Cazzo! Fatto schifo Civil War, allora. Non è Civil War. Ok. Non è Civil War. O quello che dice Dan o quell'altro. È il guerriero d'inverno, il coso d'inverno. Winter Soldier. Bravo Livio. Quello è un bel film, infatti. È uno dei pochi che si salva da Marvel. No, questo non l'avrei mai detto. Winter Soldier, signori. Esatto. Oppure Re Guardiani. 20. Cioè, sarei stato pure col primo Guardiani. E si stacca. Allora, no, questo voglio fare che è divertentissimo. No, non è facile da ottimo da beccare. Quindi dovete. Questo è l'ultimo, però. Volete che sia l'ultimo? È solo le 5:50. Guarda che Livio ti sta distanziando, Maggi. Capito? Che devo fare? Tira cose a caso. Allora, non è che tiro cose a caso. Stanley. Ma io. Vabbè, Stanley, però lui mi ha aiutato un botto. Galeotto full pianeta. Allora, top 5 canzoni che vi fanno sentire alle superiori. Ma io che cazzo ne so, qui che età aveva la gente. Vabbè, Livio, siamo una colonia americana, le stesse canzoni sono le sue e le nostre, siamo una colonia. Chi inizia? Non mi ricordo. No, io, perché tu hai detto... Vai. Devo dirti proprio il titolo della canzone. Vabbè, sì. Cazzo, poi mi dici se me la canti. Dai, ce ne sono. Intracciano i gusti moderni. Non ne ho la più pallida idea. Le superiori. Ma che ne so, le superiori che cazzo si ascoltano? In Italia si ascoltano shakerando, però sicuramente non c'è. Beh. Bravo Maggi che riesce a capire come funziona il gioco.
Shakirat. Non punterei su Megasese. Dai, Maggi, non ci puoi mettere tanto al primo. Dai, tirane una. Ma poi moderne. Ma hai rotto il cazzo. Ma high school di adesso? No, che ti fanno sentire. La gente va lì e vota. Non lo sai quanti anni ha la gente che vota. Sì, ma è un disastro. Vabbè, io gioco sull'infanzia del gioco sull'infanzia del passato, dico i Backstreet Boys. Mi ricordo la canzone Quit Playing Games with My Heart. Quit Playing Games, mi ricordo là. Oh, there small things. No, all the small things. Maggi, ma lei ha tra tutti Blink, i Backstreet Boys. No, lei sognava di Linkin Park. Ma lei sognava di ballare come i Backstreet Boys. La prima cosa che dice sui Backstreet Boys, vuol dire, da piccolo stavo sempre a sentirli. Anch'io voglio essere come quel biondino. Vabbè, è vero, perché no, immagino Maggi, che è vero, no, sia gente degli anni 90-80. Voglio toccare le tettine come lui. Comunque, un Maggi decenne alle medie. Sì, Linkin Park, no, Maggi. È una canzone, non vedi. Non li so, i titoli di Linkin Park. Ho esagerato. Aspetta, dai. Non li so i titoli di canzoni di Linkin Park. Dai, ma come no? Aspetta, se la volete fare più semplice, possiamo fare con. Ma non l'ha mai visto un OP di Dragon Ball? Ma come Linkin Park che ne sa mia memoria? Ah, loneliness, quella che fa così e comincia a borbottare. Ma dai, che. Quello è il Numb. Numb. Chiamate Anna Manna. Non avrei detto Numb, però secondo me Linkin Park no. Io. Ma come no? Dici di sì? Non ci stanno, l'ha detta, scusa end. Amelia. Non c'è. Ma no, secondo me non ma è. Ma vaffanculo a sta classifica di merda. Ma no, che c'è deve essere qualcosa. Io forse c'ho lo stile. Qualcosa moderno, Travis Scott. Sì, Travis Scott. Hai capito, bravo, Maggi. E là una canzone, mi devi no, dire. No, ma non c'ho un titolo di Travis Scott. Però io giovani d'oggi ascoltano Travis Scott. No, non conosco un titolo di Travis Scott, io. Vabbè, io direi che Maggi skippa questa classifica. Ma perché tu sai i titoli delle canzoni? Ma sì, allora, facciamo così. No, va bene anche se mi dite i no, non è. Ma i sì, dai. Perché ho detto va bene anche se mi dite i cantanti, Travis Scott non c'è. Vabbè, comunque let the dogs out. Ma c'è. Cosa, Livio? Beh, mazza, quelle no, so. Guarda che Livio ha capito. Ma vai, più di end allora. Che lì non essere medio è questo fatto. Ah, ce l'ho, ce n'è un'altra. Io dirò i titoli delle canzoni perché sarà ma io fai cagare. Non li so che ti dico. Vai, me la canti, Maggi. Dai, Maggi, canta. Canta tu, Maggi. Ma manco io saprei i titoli dei Travis Scott. Allora, te lo dico, Maggi. Allora, di questi 5 posizioni. Ecco, Harry come sai che ci ha preso, forse. 4 sono neri. Chiudi, grazie. Fine live. 4 su 5. Io ho pensato solo. In principio non risponderà. Invece. Ok. Ma che ne so, ti dico Busta Rhymes. Busta Rhymes? No, non c'è. No, Busta no. Rhymes. Sono andato a scavare nel passato. Ma sì, ma qualcosa dei mainstream, no? Io avrei Rhymes. Detto, vabbè, punto sull'uno bianco. Sì, ma non così famoso. Fat Lip dei. No, non c'è Fat Lip. Mi sono furtivo. Ma che ne so, che si ascoltano? Un generico 50 Cent. 50 Cent in the club, the club. Io avrei detto in The Club. È proprio in The Club, infatti. Sarebbe stata la prossima che avrei detto. Vabbè, però okay, così 50 Cent. 50 punti. Ma perché ti sai i titoli delle canzoni? In The Club. Avrei detto in The Club, ma certo. Perché sai un titolo. Non è un titolo, Candy Shop. Io ho capito una cosa dall'indizio di Melia, che l'indizio di Melia era molto più di quello che pensate, se andrà veramente così, vediamo. Vabbè, ti metto per i nostalgici, punto sempre su quello bianco, Elvis Presley con I'm falling in love. No. Ma school, ma tu stavi bianco, fino a quello bianco c'avevi ragione. Okay, ma sì, dai, ma a sto punto. Se c'è 50 Cent, metto. No, non capite. Maggi può ancora vincere. No. Faccia intelligente. Voi no. Allora 50 Cent.
Vabbè, però si dice, vabbè, dai, dico anch'io l'artista. Dai, Maggi! Canzoni, cioè, se so, cioè, se no, dai, dai, Maggi, dai. Allora ti dico. E poi ti dico, cioè, secondo me alcune di quelle in classifica più facile di la canzone che l'artista, però. Dite quello che volete. No, voi. Ma se non so proprio i titoli. Allora dico un generico. Snoop Dogg. No. Tupac. No. No, okay. Raga. Ok, ok, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Oddio mio! Devo solo sperare non me lo freghi Maggi. Maggi ladro! Questa era, avevo detto, era spicy questa. No, ma è complicato perché non sai l'età che c'ha la gente, ha fatto il sondaggio. Vabbè, no, beh, so di tutte le età, però ovviamente ci sono alcune che... Ma poi in Da Club è un grande indizio. Poi il fatto che sia quinta... No, non mi vengo, dico Ice Cube. No. Eminem. No. No. Allora sono stronzo, perché io pensavo fosse Eminem il bianco. Io pure. No, perché qua, se 5 sono neri, 5 magari rapper, e quello bianco è sempre un rapper, pensavo. Invece sono stupido. È un gruppo. Quelli bianchi sono un gruppo. Oh, indizione. È un gruppo che non è stato nominato. Certo. No, perché prima io ho detto delle canzoni. No, 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 è un gruppo che non è stato nominato. Ok, allora forse dai, ce l'ho. AC/DC. Sono loro. No. Offspring. No. So, ma Melia, dimmi che sono loro. No, 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 no. Però era bella. Cazzo! Era una buona idea. Kanye West. Kanye West, no. Ma sai che è roba di una volta allora, eh? Sì, allora... Kanye West è già troppo moderno. Sono tutte quante canzoni, diciamo, tra i primi anni 2000 e... primi anni 2000. Primi anni 2000. Roba come no, roba nostra. C'è una cosa seria, tutti i problemi di primi anni 2000. E questo è buono, eh? Fabio, lo so. Ah, ti dico che ce n'è una che... Io quando ho visto il titolo ho detto, ma che cazzo è? Poi l'ho sentito e ho detto, ah, ovviamente. Quindi, cioè... Lo vedi? Di cui proprio non sapevo neanche che, come si chiamasse, però che era proprio, cioè... L'abbiamo sentita tutti. Le altre tre, no, invece, le conosco bene. Ma se mi vengono in mente solo artisti bianchi della mia infanzia. Mamma mia, Livio, ma razzista e maschilista, no, ma c'è tutti che i pregi. No, sono usciti... Che perché... Scherzo! Perché non sono usciti... Cioè, saluto l'anti Anna Manna Livio Marcone per voi signori, per voi. Vabbè, no, comunque sia, considera che di queste canzoni, a parte la prima che proprio non, infatti non mi ricordo, però quando la senti poi è famosissima, però io mi ricordo che le altre sono state top, ma anche prime nelle classifiche nostre europee, eh. Cioè, ma chi ricordo... sta? Lì, no, sta a me. Ricordate i tempi nostri, le cose. No, ma appunto. Ma che vuol dire, ma i tempi nostri, magari la roba che andava, cioè, in Italia non andava in America. A me mi viene in mente Avril Lavigne. Ma come no? Siamo una colonia, Maggi. Maggi, però, però invece. Maggi, siamo una cazzo di colonia. Quindi tutta la roba americana è stata nella nostra classifica. Da noi sono andate fortissime. Vabbè, ti metto Drake. No. È troppo recente, Drake. Lo so, è troppo 2000. Recente. Primi anni 2000. J-Lo. J-Lo, no. Oh, Jay-Z. Bravo! Jay-Z, no. Però, Britney Spears. No. È un gruppo. No, ma no, è uno in gruppo. La prima è un gruppo. Quelli bianchi. Cioè, il gruppo. Cazzo, è vero, i bianchi. Ma gli altri sono tutti e quattro. Ah, ok, no. A cazzo, è vero. Ma secondo me è gente sconosciuta che ha fatto solo sta canzone per quale... Bra, secondo me è gente che facile non... ricordarsi intera la canzone che la persona, a quanto ho capito. Però io i titoli non li so, quindi è impossibile. Vabbè, sta lui. Secondo me gli attori... Sì, gli attori, gli artisti sono famosissimi invece. Allora, di uno sai sicuramente sia il nome della canzone sia il nome dell'artista. Vabbè. Dell'altro... L'artista secondo me non lo sai, anche se forse sì.
e la canzone la sai, che è Buckley, quello che fa I remember man, I remember no, no, my no, mind. Però, ci poteva stare. Ti devo fare una domanda per il bene, però, ma Melia, ma sì, c'è più di un gruppo? Sì. Oh, questo è importante, ragazzi. Sì. In realtà solo uno è un cantante singolo. Ah, ce l'ho! Che troia! Ce l'ho! Vai, ce vai, l'ho! Vai, forse, vai. Forse. Vai, Maggi. Vai. Stanno chiamando qualcuno? Pronto? Quando pronto? Quando pensavo che fosse crollato tutto a me. Non so, bomba quella lì, non so. Bomba. Ah, il belli di gruppo. Ah, ok, no. E Asher. Asher! Yeah, yeah! Cazzo, regà! Dai, Asher! Yeah! Dai, mangia. Mazza, Maggi! No, me la ricordo, la devo ascoltare. Ma che dici, Maggi? La ricordo. Mazza. Sicuro. No, sì, te la ricordi sicuro. I punti, grazie. Dai, Maggi, ricordati i gruppi che andavano. Famosissimi. Secondo me, quelli che dice Paimor ci stanno. Questa forse era la più facile. Questa era la più facile, secondo me, sì. Davvero? Secondo me sì, questa è la più facile. Cioè, perché ti ricordi molto bene pure, cioè Asher se lo ricordano tutti. Allora, ci stanno per forza questi. Il gruppo pure è molto famoso. Sono questi? No, non sono quelli, no. Ma anche Mane, io ero nei secondi che pensavo quelli che dice Mane. Ma ti sta passando, esatto, le risposte. No, Mane ha capito. No, ma infatti è quel periodo, regà, sì, li sapete per forza. No, io da piccolo mi ascoltavo i Five a quel periodo. No, ma questa l'hanno sentita tutti perché... Dico i Five, non mi mette niente. No. I Gorillaz. No, però ci stava. No, dai! Non è la cosa che dice Maggi. Allora forse ce l'ho. Sappiamo cioè tutto. Io ce ne ho un po'. Mo le scarico tutte, ma... tanto... però tocca a Maggi. Manca i bianchi, ma... No, quella più difficile secondo me è la prima. Perché la prima non sai come si chiama il gruppo, non sai come si chiama la canzone, poi la senti e dici Madonna, famosissima. Ok. Allora così è impossibile. L'Emine, quello famoso, ma forse un po' troppo di nicchia come Busta Rhyme. Sì. Non così famoso. Allora, sì, il video della quarta è un po' meme, sì. E tutti l'abbiamo visto quel video. Sun 41. Ma ne avevo detto prima. No, ho detto gli Offspring. No, ho detto pure allora gli Offspring. Ho detto pure gli Offspring. E My Boo. Che cazzo è My Boo? No, My Boo. No. Mazza. Ma sai solo te, Livio. Cosa? Ma sai solo te, fatene ragione pure. L'avete sentita sicuro, My Boo, vabbè. Solo tu. Vabbè, tu e Machine Boo avete capite sentito. In cazzo. Ma chi la diceva? Zekila? My Boo! Oh, e cosa? Mi sa che è Alicia Keys. Alicia Keys, può essere, sì. Dai, ma il Boo è famosissima. Vabbè. Livio, basta. Scusare l'iscusabile. No, perché voglio prendere la... Tanto la prima non la indovinate mai. No, aspetta. La prima è impossibile che la indovini. Aspetta un attimo. Vabbè, dai. C'ho un paio di nomi, li sparo e vediamo. A me dico... Dottor Dre. No. Akon con Lonely. No, ma so Lonely. Il periodo è quello. Ma è recente questo. 2000. No, sono anni 2000. È recente, senti quell'altro. Maggi, è recente, magari. È recente, ma è stato in coma 15 anni, Maggi, piccolo Angelo. Chi ci stava negli anni 2000? Che ti... ma qualcosa che magari faceva ballare. No, non c'era manco l'iPod. Però sarebbe dovuta esserlo, Manenti. Non lo è, ma sarebbe dovuta esserlo. Scusa, anni 2000. Ma raga, ce n'è una famosa. Ci diciamo di disco music. You're so sexy. No, sexy. No. E... Però... Per il gruppo così, Blu.
No. I'm blue, no, aspetta. Okay. Buona Pic, pure questa. No, non il gruppo blu. No, comunque no. Ah, io era più Pic il gruppo blu. Ho capito, forse. Beh, quella ci poteva stare. I blu? Quit playing game? No. Ma l'ho appena detto di l'ha appena detto lui! No, i blu. Sì, ma ha detto di no anche a quello. Allora, ha detto doppio no. Sì, sì, ha detto doppio no. Allora, i video, vabbè, perché questi sono tutti i gruppi. Questi sono tutti i gruppi, la prima, la seconda e la quarta. E allora, la seconda è un po' più... diciamo, meno ritmata come canzone delle altre due. Le altre due sono molto... Sta a me, quindi. Molto ritmate. Regà, c'è una canzone che avete sentito per forza... posso dire il periodo? No, nel senso il periodo primavera, estate, autunno, inverno. Aspetta, ho una domanda molto importante. E la sapete per forza di un gruppo che sapete per forza? I gruppi neri. Sì. Sono al 100% neri? Cioè, poi sì, comunque, secondo me sì. Ok, allora non è quello che penso. No, tu stavi pensando quel gruppo. Non mi ricordo benissimo. Cioè, è quel periodo. Dico i D12, mo che mi hai detto sta cosa. Dici chi cazzo sono quelli che stavano con Purple It? Purple It. Sto gruppo ha fatto una canzone sola che è andata forte, la sapete per forza? La sapete cantare? Gruppo dei neri. Poi sono mezzi spariti, se può dire? Sì. Ma sta canzone la sapete e farete ma vaffanculo. È proprio una di quelle canzoni. Ma non mi ricordo il nome. Può essere. Oddio, in realtà la prima non è neanche un gruppo. In realtà, bravo Zeta, bravo Gale. Nel video sembrano un gruppo, però in realtà il nome è solo il suo. Per il gruppo di Bianchi dico i Red Hot Chili Peppers. Non so chi sia sto tizio. No, non è solo i Red Hot Chili Peppers. I Black Eyed Peas. E poi sto gruppo, non so, due quelli là che dite anche in chat. Cioè, Fort gruppo. Minor. No. Sono due o tre, forse. Gruppo dei neri, no. Ma vengono proprio. Ah! Dai! Oddio! Ti prego, dilla! Ce l'ho! E no, tocca a lui. Ah, ok. Allora, la canzone che sta al primo posto è stata anche remixata da Travis Barker, che è il batterista dei Blink, e hanno messo la versione remixata in Fast and Furious solo parte originale. Sto dando delle informazioni. Oh, cazzo, è un'indizione. Dai, Maggi. Fast and Furious solo parte originale. Solo parte originale. Che è il primo? No, è il quarto. Ah, il quarto. Ma vaffanculo, scusa, l'ho sbagliato io. La mano, mi viene in mente come si chiamano quei due brasiliani. Cioè, no, nel senso. Danza Kuduro. No. No, tu di pani bani, pani menti, menti, pani donna. Finalmente, cazzo, regà. Hai vinto 100 milioni in gettoni d'oro. Bravo Livio. Maggi, hai fatto ma vaffanculo. No. E questi sì, ma sono al 100%. Ma dove sei vissuto? Su una montagna in culo. Zero proprio. Belli i titoli comunque. Yeah. Ma sì, perché sono tutte ste canzoni così. Ma non è che devi stare a pensare, infatti. Livio sul tetto del mondo. Non ho nemmeno che canzone è io. No, come? Oh, stava nelle pubblicità pure. Ma ci è vissuto in un buco. Vabbè, se la senti te dici sì. Ma può essere che qualche volta l'ho sentita, però boh, addirittura... No, ti hanno rotto i coglioni per tutta l'estate. Sì, ha matematicamente vinto Livio. Allora... E Mariah Carey? No, il gruppo... Okay, Mariah Carey è una persona da sola, quello è un gruppo. Adesso rimangono solo gruppi? No, la prima è una persona sola, però è nera, quindi può essere... Vabbè, dai, mi sono truccato. E Aretha Franklin? No, è un uomo. È un uomo. Guarda, ve la metto perché se vi dico chi è, chi può essere? Cazzo è. Allora, secondo me è lui. L'artista della prima canzone si chiama Soulja Boy. Ah, Soulja Boy, serio? Qua la canzone là, sì. No, certo. Adesso vi faccio sentire la canzone e dico, ah, certo.
Perché io quando l'ho visto ho detto, vabbè, ma questo la canzone si chiama Crank. Crank Death. Ha fatto solo quella. No, non l'avrei mai azzeccata. No, questa è, cioè, non ha fatto solo quella, ma questa è Abari, you! Devil Elfem! You, che c'hanno le magliette enormi! Che fai sentire? Sì, sì, la qua è la canzone. Però era difficile. Mai sentita, siamo un due bici. Mai sentita? Ammazza, questa è incredibile. Come hai fatto a non sentire? No, no, mai sentita. Ma era ovunque poi, cioè la mettevano proprio in qualsiasi cosa, remixata in roba. Allora, ho detto, e poi c'è anche in... Però te dico, te la potevo effettivamente cantare, mi poteva venire in mente. E la seconda, però... regà, è Mr. Brightside dei The Kill. Incredibile. Ma sul serio? Oh, vabbè, Bryce. Però il problema è che, cioè, non abbiamo seguito le high school. Però è strano, a me siano... è piaciuta, a me è sempre piaciuta Mr. Brightside, però non pensavo. No, no, pure a me, però, cioè, capito, io pensavo più Blink, Sum 41, sta roba, no, così. Io, invece no, invece no. Oh, se ma perché sei un rocchettaro, puzzone? Vabbè, i Killers sono rock. Sì, sì. Mio nonno la sentiva, se vecchio. No, avrei detto pure i Kin. I Kiss, i Beatles. Vabbè, vabbè, non la so cantare. Quelli, no, infatti, gli azzeghi che percuotevano i tamburi. È strano che non ci siano Sum 41, Blink. E Caggio, come Springs, al solito, si conferma una sentenza, ragazzi. Se lui vi dice più di 90 numeri, voi giocate gli altri all'otto. Anche se non esistono. Più di 80 numeri. Va bene, scusate. Quindi vince di nuovo Livio. Maggi, devi entrare più in sintonia col mondo. Impossibile. Per me il fatto non ci sia Marte tra i pianeti, il fatto non ci sia Fermi, Maggi, tra gli mamma mia, non c'è proprio senso. Inaccettabile. Sì, sì. Sono cose che non hanno senso. Questo è perché è gente che non capisce il settore. Capendoci troppo. Cioè, io ho detto, ad esempio, su Marvel No Way Home, anche se mi fa cagare, io comunque lo dico, perché so che alla gente è piaciuto. Io parlo dei pianeti, parlo di Marte. Ma lascia perdere un esempio. Marte, non c'è Marte. Immaginate la proverbiale rana nel pozzo. No, cioè, ci sono troppo in là col pensiero. Devo regredire mentalmente a livello di Livio. Vabbè. Il palmo di Ma Buddha. No, è che io sono empatico. Io riesco a pensare a come pensa la gente. Te non ci riesci. Sei nel tuo guscio vuoto. Meglio così. Marte maggiore di Urano tutta la vita. E però vuoi dire tipo Saturno, quanto è figo come pianeta? Ma non è quello. Ma come Urano, il nonno degli dèi, il padre, il poi non so nemmeno se Plutone, che hai detto, è considerato pianeta. Non l'hanno declissato. No, l'hai detto tu. È stato riclassato, ignorante. Vedi che non sei niente, sei dentro al pozzo. E beh, ma lui ha detto i tre. Qual è il terzo che ha detto? Saturno, Nettuno e Giove. Nettuno, pure Nettuno non è stato. No, io ho detto la Terra. Cazzo, dici Nettuno è più grosso della Terra. Io ho detto la Terra comunque. Oficuo. Il fatto che non ci siano Venere e Mercurio, se mi tengono in mente, sono quelli più vicini alla Terra. Ma proprio Marte. Ma Venere, ma perché sei un simp? Dico, ma il problema grosso di Venere. Marte, infatti, ma non ci sia Marte. Li devi guardare. Cioè, la Venere non te la dà, Maggio. È inutile che tifi per Venere, tanto non te la dà. Ma quali no, sono i soldi di OnlyFans? I pianeti gassosi sono più belli da vedere di quelli. Vabbè, ma a Marte ci fanno i film, è quello il fatto. Sì, vanno su con la truppa insieme ai Elon Musk. La gente non la pensa come bella pianura. Non è che fanno Mission to Giove. Ma perché non avrebbe senso? Cazzo, che missione fai con Giove? Però Saitama scorreggia su Giove. Fanno Mission to Giove. Lo voglio vedere. Lo voglio vedere Ridley Scott far video, fa il film. Ma perché Giove non puoi andare su Giove? Solo quella cosa. Cosa non è vero? Non ci puoi andare su Giove. Interstellar vanno su Saturno. No. Non mettono i piedi. C'è il senso. Ma ha più ragione. Cioè, beh, Marte è la prima cosa a cui pensi, proprio perché la cinematografia ti insegna che Marte è il primo pianeta in cui pensi. Perché è più vicino, cioè, la cinematografia te lo insegna. Io appena mi ha detto quello, è la prima cosa a cui pensate, Giove. Vabbè, perché non è il più grosso. Non hai pensato a Marte. Giuda Morto dice che votano Urano perché in a far ridere agli americani che si pronuncia Uranus. Penso sì. È tipo tutti ci hanno fatto la battuta da Uranus. È figo come nome.
Uranus, capito? Cioè, figo. Se vabbè, gli fa ridere non è così figo, è perché no, lo piano per culo. Però per dire, cioè... E beh no, vuol dire che sei arrivato a una soluzione attraverso un ragionamento sbagliato. No, io Urano, la parte che l'hai detto tu ora, è come se un pianeta per noi si chiamasse tuo culo. Io ho detto Terra, Giove e Saturno. No, ma io ripeto, è Marte, poi non ci sia Marte, per me è follia lo stato puro. Però vabbè, 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 anche se avessi avuto i punti di Marte avresti perso uguale. Io non sparo a caso. Va bene, va bene, va bene. Ragazzi, va ci bene, vediamo questa sera. Un bacino a Trono, un bacino a Maggi che prima o poi vincerà questo format. E a dopo, bye bye. Bella. Ma non oggi.